Mamma mia, che serata che è questa! Buonasera a tutti ragazzi, è dalle 5 e mezzo, come saprete, che Instagram non funziona, WhatsApp non funziona, Facebook non funziona e quindi si spera che tutti siano a vedere questa live. Io confido in StreamYard che almeno un pochino vada bene, perché già ogni tanto, nonostante abbia l'Ethernet collegato e mi viene scritto connessione poco stabile, insomma, quindi vediamo. Voi ditemi dalla chat se si vede, se si sente bene, ma bando alle ciance e salutando già gli ospiti che sono in chat, perché poi dovete capire che per contattarli di alcuni avevo il numero di telefono e quindi chiamatemi, sono fatto dare l'indirizzo mail e ho mandato il link streamer per mail, ma del nostro tipo Angel, che tra poco presenteremo, non avevo il numero di telefono e quindi come fare per rintracciarlo l'abbiamo fatto in maniera un po', ecco, abbiamo contattato Dominic Toretto, tutta la banda attraverso, no, questa cyber tecnologia per avere informazioni al riguardo. Stasera, salutando tutti quelli che già hanno scritto e si stanno connettendo, vediamo qualche commento. Winter Wolf, il mio abbonato, che saluto. Ma quanti ospiti fantastici! Un affettuoso abbraccio a tutti. Io purtroppo non potrò esserci, recupererò la live in differita. Vi scrivo dei film della mia infanzia che potrebbero servire da spunto. E già ce ne dice alcuni che tra poco leggiamo. Voglio fare un saluto affettuoso, voglio dare un saluto affettuoso a Lorenzo Decata, mio abbonato, che stasera sarebbe dovuto essere dei nostri, però purtroppo ha avuto un problema di connessione, quindi sarà con noi la prossima settimana. Però Lore, se ci stai guardando, ti salutiamo. È arrivato il momento di presentare gli ospiti. È con noi, ormai su questo canale un po' una presenza fissa, il carissimo Travatar 91. Salve a tutti, è un piacere essere qui. Sì, live, sì, assolutamente prediretta, assolutamente tranquillo. Infatti, alle 8:30, che cazzo rompa alle 8:30? Ah, Ormai ok. Travatar pensava che non ci sarà più, tutti l'hanno pensato, stasera siamo liberi e invece no, noi siamo qua per voi, quindi mi raccomando, almeno 70 super chat, no scherzo, Esatto. però Tra siamo qua per l'altro, il voi. buon Paolo cita il signor Toretto. Io ho scoperto che vicino al magazzino in cui teniamo gli scooter dell'azienda per cui lavoro, c'è la carrozzeria Toretto. E non No, sto che bellezza. scherzando. Che bellezza, ma già il fatto che Vin Diesel sia venuto a Monza poche settimane fa, averlo avuto io a Sesto San Giovanni, lui a Monza ce l'avevo Venezia praticamente. erano venuto tipo durante il Mamma festival, mia, però sì, ma è venuto a sicuramente. nuoto, grandissimo Dominic Toretti. E poi stasera un graditissimo ritorno su questo canale, Kratos 25. Ma buonasera, buonasera a tutti. E stasera ci divertiremo parecchio con i nostri film che hanno fatto la nostra infanzia. Voi, il mio, uno dei miei, non lo indovinerete mai. Proprio giuro, non lo indovinerete mai. Mai, mai. Neanche se ce l'avessi proprio sulla maglia, non lo indovineremo No, proprio non mai. indovinerete mai. Esatto. E poi abbiamo anche il mitico, anche se stasera dovrà stare meno, Dendry Cinema 98. Ma buonasera a tutti, grazie a Paolo per avermi invitato, anche se mi dispiace enormemente il fatto che, come ha detto Travatar in pre-live, farò tipo Capitan Marvel, toccata e fuga, perché purtroppo ho avuto un imprevisto. Cercherò di non raccontare quella volta in cui avevo trovato un DVD piratato del Popolo di Notre Dame, poi ho acceso da bambino 7 anni e ho scoperto che era un'altra cosa, meglio che non dico i dettagli, ok? Non so No, se no, avete... quelli sono proprio i dettagli importanti. Io vedo che qua c'è una super chat, ma chi sarà Balance di Harmony? Ma chi sarà la Family Madonna. vi osserva e Toretto approva? Ma chi sarà? Cioè, ma è proprio assurdo, come magari, cioè, non so se vi è mai capitato di invitare un ospite e questo vi fa una super chat, sarebbe assurdo, no? Una cosa proprio fuori dal mondo, ma invece gli ospiti migliori ce li abbiamo noi. Ringrazio di cuore il carissimo Angel Longrain, che non doveva assolutamente. Salve, salve, è un grandissimo piacere essere qui, è un grandissimo piacere rincontrare qui Travatar, conoscere Kratos, conoscere Deandre, insomma, mi fa molto molto piacere. Io tra l'altro sono rimasta a casa da solo perché i miei genitori mi hanno lasciato a casa da solo e quindi è bello avere compagnia. Potrebbero Grande sempre Angel, no? arrivare dei Angel. ladri, dei malintenzionati, quindi... Angel, dillo bene. Ho fatto bene a far sparire la mia famiglia. No, Che grazie poi per il dovrò fare tipo ricordo. tutta la live in questo modo, allora. D'accordo, Però, allora, la farò così. Angel, io devo capire di più sulla sua vita privata, perché Angel è misterioso, capito? Chissà cosa ci nasconde. Intanto ancora grazie per la super chat, ma per di più, prima o poi Ma figurati. l'obiettivo è vederlo in faccia.
si dice che chi veda in faccia Angel vinca almeno 100.000 euro in gettoni d'oro. Bisogna capire. Comunque, no, grazie per c'è un altro qua. Obiettivo. Secondo me, prima poi ti invierò il numero di telefono, così a scanso di equivoci dovessero esserci altri problemi. Secondo me, Angel è il maggiordomo. Sì, quindi è l'assassino. È il maggiordomo, esatto. È l'assassino. No, secondo me, Angel ha la faccia di Morris e chi ha visto Shang-Chi sa. Okay. Perfetto. Intanto Lorenzo ci dice: a causa dei miei problemi tecnici scriverò qui in chat alcuni dei film più importanti per me e per la mia infanzia. Va benissimo Lorenzo, non preoccuparti, e direi quindi di mettere questo Bruce Banner, i film più importanti della nostra infanzia. E detto ciò, aggiungo anche, come al solito l'ha fatto Angel, ma se anche voi voleste sostenere anche economicamente il mio operato su YouTube, potreste usufruire della comoda funzione Super Chat, e usufruendo della funzione Super Chat avreste la conferma che il vostro commento venga letto in puntata, quindi passerete avanti a tutti e a tutto, e quindi qua sotto troverete tutte le informazioni. Nel frattempo, chi non volesse donare può comunque chattare, può comunque dire la propria in chat, che noi leggeremo volentieri. Visto però... vorremmo far notare che Paolo è talmente disperato che deve farsi fare le donazioni dai suoi stessi ospiti, quindi ragazzi, esatto, un po' di sostegno, esatto, che qui... Ormai sono veramente alla frutta, sono alla frutta. Ma visto che Andri ha i minuti contati, direi di far partire Andri. Andri, con quale film vuoi deliziarci? Un film che ha reso fantastica la tua infanzia? Beh, principalmente io penso sempre, ogni volta che penso all'infanzia penso a parte i porno, a parte i porno, allora, a parte la mia citazione di prima, che è stata un'esperienza molto piacevole, è stato bello, è stato il Angel, primo basta, grazie, ormai è disperato, sono... ragazzi, ve l'ho detto, aiutatelo, dovevo dirlo per mia madre, nel caso mi stesse guardando, mamma, sono a casa da solo. Ok, lo sappiamo che sei qui e anche che sei solo. Ecco, no, in realtà adesso ci vuole la mamma di Angel in chat che urla: Angel! Mi farei una avanti, ragazzi, non apri. Mi farei una super chat da solo proprio per continuare avanti, per portare avanti questa pantomima, veramente. Dicevi, Andri, scusami tanto. No, stavo continuando a battere il mamma per suo, perché Angel già mi ha cacciato tutta l'infanzia dal cuore, proprio forte, visto che tipo avrò visto un uomo perso l'aereo 299.327 volte. Però a parte questo, il film che ricordo con più piacere della mia infanzia in assoluto è e sempre rimarrà il mio apice, Biancaneve e i Sette Nani, che è la prima cosa, cioè è il primo film che ho visto, ho consumato la videocassetta 200 volte, ho consumato il DVD 3 miliardi di volte, e praticamente è il film di cui, forse il film di cui sono le battute a memoria dall'inizio fino alla fine, almeno l'80% in generale. Ed era veramente adorabile, anche se io lo guardavo specialmente perché adoravo farmi terrorizzare dalla cattiva. Dovete sapere che io da bambino, che ero estremamente intelligente fin da bambino, praticamente a 4 anni cosa facevo? Mettevo le scene col telecomando, giravo il nastro della matrigna che praticamente beveva la pozione, si trasformava, diventava quella strega di merda che non mi faceva dormire la notte, ecco. Che bellezza, grande Paolo. E una volta che io mettevo la strega, arrivava quella scena in cui lei faceva lo sguardo verso la telecamera, che mi affascinava moltissimo perché sembrava che stesse parlando con me, però allo stesso tempo mi terrorizzava perché dicevo: stronza, via dalla mia, via da me, perché mi stai guardando? Finiva la scena, poi rimettevo la scena, mentre c'era la scena scappavo in un'altra stanza, sentivo che finiva, tornavo, rimettevo la scena, scappavo di nuovo nell'altra stanza. Perché... era una visione super travagliata questa. Sì, esattamente. E poi da bambino urlavo, dicevo: mamma, aiuto, c'è la strega che mi vuole prendere. Ecco, io ho avuto... Ma sai, vero che c'era l'opzione avanti veloce, quindi la saltavi, facevi prima, cioè piuttosto che fare sto casino. Ma non è il punto che io me ne andavo in un'altra stanza, io la rimettevo, non è che aspettavo, la rimettevo, perché... Ok, va bene, così. E facevo così anche col Joker di Jack Nicholson. Vedi? Della mia infanzia. Cosa? No, stavo dicendo, pensa che io Biancaneve e i Sette Nani invece non lo rivedo proprio da quando sono bambino, quindi... Paolone! Eh sì, Paolone. È vero. Vada subito adesso, finisca la live e vada a vederlo. A vedere Biancaneve e i Sette Nani, perfetto, assolutamente, però comunque si sta parlando di uno dei grandi classici intramontabili comunque. Sì.
Che poi il bello è che quando vedi certi film della tua infanzia che ti hanno cresciuto, cioè io lo rivedrei 280 volte, però la cosa bella è che quando sai di amare un film della tua infanzia e poi scopri che è uno dei più grandi film di tutti i tempi e quando lo riguardi noti delle cose che da bambino non avevi mai osservato e vedi tutti i simbolismi, la visione paradisiaca introdotta da Walt Disney, il pathos, proprio la meta cinematografia in determinati momenti in cui appunto Grimilde parla allo spettatore, è qualcosa di straordinario, anche se poi è bello invece quando scopri i film della tua infanzia che ami e poi scopri che in realtà quando cresci forse era meglio che non li rivedevi. Ma però questo... comunque, nella live di stasera non dobbiamo parlare solo di film ritenuti capolavori, cioè si può parlare anche dei film. Paolo, magari... io ho tutta la lista di merde, belle esatto. Cioè, se si vuol parlare di Piccola Peste si innamora con il pino che cade sulla testa ai campeggi, che cade sottoterra, si può fare, cioè... Si può fare assolutamente, quindi Biancaneve e i Sette Nani direi che è un'ottima partenza. L'abbiamo visto tutti, pensa a parte Kratos, l'abbiamo visto tutti Biancaneve e i Sette Nani, giusto? Beh, adesso non bestemmiamo. Ecco, ok, però, se volete, io direi di controbilanciare con un film che vidi addirittura al cinema, avevo 3 anni, il primo film che ho visto al cinema, che anche rivedendolo oggi considero bellissimo perché per me è veramente un grande film e quindi tra un attimo vi mostro la foto e sto parlando ovviamente di questo. La maschera di Zorro è un film. Ah, sì. Io la maschera di Zorro ci sono cresciuto. Io sono sempre stato fissato con Zorro, altro che Avengers. No, Zorro fa il culo a Z a tutti. E sinceramente, da quando vidi al cinema questo film, la mia fissazione è cresciuta ancora di più. Tuttora me lo vedo in Blu-ray e non so voi, ma è un film che io adoro. Cioè Martin Campbell, stesso regista di Casino Royale, visto che siamo in periodo Bond, un film che secondo me comunque è servito anche come apripista per, se voi vi guardate anche i Pirati dei Caraibi, l'avventura dei Pirati dei Caraibi, sotto certi aspetti, ricorda anche un po', ne parlavamo anche con Matioski in puntata, in una delle sue puntate, ricordava molto anche quella della Maschera di Zorro, cioè a livello di avventura la Maschera di Zorro è stato proprio un film importante per quanto riguarda anche l'azione, mi stanco un po' all'aspetto più comico, se si pensa quando Antonio Banderas deve diventare Zorro e quindi a tutte le prove che deve superare per trasformarsi nello sparaccino mascherato, da lui che salta e non prende tornado e cade giù in terra e così via. Lorenzo, ammette di non aver mai visto La Maschera di Zorro, recupera assolutamente, è valido anche il sequel. Soprattutto, caro Lorenzo, sappi che ha un inizio assolutamente allegro e per nulla deprimente. Esatto, inizio, mamma mia. Ha due primati, secondo me, questo film. Il primo è quello di avermi fatto innamorato di Catherine Zeta-Jones, che era la prima volta che io vedevo quell'attrice in quel film e dissi wow, bellissima. Quando scoprì poi con chi era in teoria, dissi ma non è possibile, lui è vecchio, perché? Diciamo una follia. Le prime cotte di quando eravamo bambini, un po' come quando guardavamo Batman Forever, Nicole Kidman, e la vedevi, insomma... I Batman più o meno tutti, chiunque fosse la donna di turno era... Però io mi ricordo particolarmente Nicole Kidman in Batman Forever. Vero, sì, Nicole Kidman era tanta roba. E il secondo primato, non so se era una citazione volontaria, è nel momento in cui Anthony Hopkins a destra, Banderas, c'è lui che fa quella serie di sciabolate a mezz'aria, lui gli dà un colpo di spada e gliela fa cadere in terra. Mi ha ricordato sempre la scena quella di Indiana Jones, sì, esatto, con il tipo che, insomma, che roti alla scimitarra più volte, esatto, lui che strala la pistola. Assolutamente sì, però che alchimia c'era proprio anche fra Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, era proprio un cast ben assestato. La scena iconica in cui c'è anche il duello fra Elena e Zorro e poi la lascia praticamente nuda e quella scena. Ma noti che era un film anni 90 perché giustamente la donna oggi sarebbe problematico. La colonna sonora possiamo dirlo, è divertente, però
Cioè, è un po' brutto che questo esista, faccia il duello solo con lo scopo di svestirla. Ma lui è Zorro, lui è come James Bond, lui c'è, cioè, praticamente quando vede una donna, cioè, gli si rizza il fioretto, si sta parlando di Zorro. Cioè, proprio come il giardiniere Willy, come c'è il giardiniere Willy. Quando Willy, nel film quando succede, va tutto quanto bene, quando Willy lo fa spray il peperoncino, è una roba fantastica. Anche di combattere la donna per conquistarla, ecco, calcio negli zebedei. Ecco, esatto. Però noi dimentichiamo la più grande rappresentazione di Zorro, che è praticamente Forro. Sì, di Box Office 3D. Mannaggia, scusatemi, non resistito. Ok. Pensate un po', però, per chi l'ha visto, cioè, all'uscita, che magari aveva quei 6-7 anni, e un giorno ricorderà, sì, la mia infanzia, film belli come Box Office 3D. Aspetta, voi metti, io lo vidi addirittura, in 3D in sala. In 3D nel senso che mi ci è voluto 3 giorni per vederlo tutto. No, comunque, cioè, ora come ora, cioè, bacio ovunque, mi bacio le mani, cioè, pensando al fatto di aver visto per puro caso La maschera di Zorro al cinema, perché a 3 anni ero in vacanza con i miei, già io guardavo Zorro perché a Solletico a quei tempi c'era, no, Mauro Serio che presentava, sì, Zorro, e Irene Ferri che presentavano Zorro, e c'era la versione bellissima, quella, ma ora non ci si sofferma sulle serie, ma solo per farvi capire. Io, nonostante quella della Disney famosissima, amavo quella con Duncan Regar, quella che ha avuto 4 stagioni, a Solletico le facevano vedere entrambi. E devo dirvi la verità, già ero fissato, poi quando vidi che uscì questo film, mio bambino, vidi il poster di Zorro, mamma portami, e da lì. Da tuoi 3 anni hai visto La maschera di Zorro, che è un film in cui a un certo punto, ricordiamo, il cattivo offre da bere ad Antonio Banderas. Sì, offre da bere. Non ti aggiungo altro. Ma io sono una persona particolarmente pazza, lo sai, quindi vidi quello e il secondo film Toy Story 2, però vabbè, andiamo con ordine, intanto ringrazio in parlando per la Super Chat, ciao carissimo, e ci dice: vogliamo parlare di Fantasia della Disney? Io, vabbè, anche questo, vabbè. Io però sulla Disney sono tantissimi anni che non li rivedo, mi spiace. Ma... mi inquietava tantissimo quando ero piccolo. Anche a me. Tanto. Anche a me mi inquietava. Soprattutto la scena, quella di Topolino con le scope. Mamma mia, quella mi metteva tantissima ansia quando ero piccolo. A me metteva ansia il mago. Anche il mago, sì, era molto spaventoso. Sì, che poi io non sono cresciuto con Fantasia all'inizio, cioè Fantasia sono cresciuto molto dopo. Il primo che ho visto era Fantasia 2000, che lo guardavo in maniera strana perché mi piacevano tanto le scene, ma non capivo perché non parlavano mai. Cioè, ero tutto incuriosito, perché appunto era un modo di approcciarmi. Però forse il mio primo modo di approcciarmi con l'immagine muta, praticamente, che mi affascinava tanto. Non sapevo perché la guardava, però mi affascinava, anche se ovviamente la mia parte preferita era quella con Topolino, poi successivamente con Paperino, specialmente la parte in cui parlavano. Tra l'altro, rivisto oggi, secondo me, Fantasia 2000 è un capolavoro che non viene mai citato. Se lo dico... purtroppo non li rivedo da una vita, però... Faccio anche no, per il semplice fatto che non esistono altri film così. Cioè, anche Lorenzo Fantasia mi ha traumatizzato con la scena del demone, ma ha detto questo filmone rientra nella mia top 5 dei classici. Ecco, io vorrei dire una cosa. Negli anni 60-70, Bruno Bozzetto, famosissimo animatore italiano, fece Allegro non troppo, che era questo musical simil Fantasia, ma che voleva essere sostanzialmente la versione adulta, matura e meno zuccherosa di Fantasia, cioè di un film in cui si vede Satana per 20 minuti. Caro Bruno Pozzetto, ti voglio tanto bene, ma te quel film non l'hai capito tanto, lasciamelo dire. Non solo, durante quella scena c'erano pure scene di nudo, porca troia. Grande Mariano Genghi che ci fa capire, io ho visto Il gabinetto del dottor Caligari a 5 anni, ho capito, hai parlato ai genitori, avevano, perdonami, erano un po' troppo di larghe vedute, perché a 5 anni è traumatizzante. Ma c'hai capito qualcosa più che altro? Esatto, è come uno che magari a 6 ha visto L'esorcista, cioè, a parte se Paolo Innocenti, non penso nessun altro nella vita. Ma non per l'inquietudine, che mica ha capito, cioè, quello è il punto, a meno che non c'era il padre che magari faceva la telecronaca del film... E infieriva e glielo spiegava perché voleva vedere quanto riusciva a traumatizzare il figlio. Cioè, era ironico. Io no, per L'esorcista mi ricordo bellissima la scena, il mio babbo che torna con Pano
Panorama, perché ai tempi si vendevano le videocassette con Panorama, e non mi voleva dire che aveva comprato la videocassetta, però come faceva a non dirmelo? Come salì le scale lo vidi subito che c'era la videocassetta legata, e quindi non me lo voleva far vedere, che ovviamente l'esorcista. E io allora mi ricordo che quando andavo a lavorare magari c'avevo quella mezz'ora che riuscivo a non farmi vedere, lo mettevo nel videoregistratore e mi ricordo in camera mia l'esorcista che andava, io nell'altra stanza che mi affacciavo, vedevo la scena e andavo via, ma anche se non faceva paura, cioè magari era anche una scena tranquilla, però avevo talmente il terrore, perché l'esorcista ne avevo sentito parlare come fosse veramente il male in persona, quindi mi affacciavo e andavo via. L'ha visto più il mio letto nella stanza che io poi. No, Scream sempre in quelle e ripartivi come no, ero sempre così. Però era Scream ce la fece a vederlo, però l'esorcista mi ci volle un po', sì, quello l'ammetto. Vabbè. Posso aggiungere una cosa che mi ha fatto ricordare Angel prima? Certo che puoi aggiungere. No, perché praticamente Angel ha detto, pensa a quelli che sono cresciuti da bambini, pensando alla mia infanzia a Box Office 3D. Caro Angel, tu devi sapere che io a 12-13 anni vidi Box Office 3D e mi piacque pure, mi divertì a 12-13 anni. Anni dopo, 5 anni dopo, dissi ai miei genitori, papà c'è questo film che mi divertì, ce lo guardiamo, ma certo. Durante gli determinati sketch, per farvi capire, io ho fatto finta di andare in bagno e sono rimasto là per 20 minuti facendo finta di avere problemi di diarrea perché mi vergognavo troppo di vedere certe cagate con i miei genitori. Però Andrew quindi ti ha fatto cagare. Allora, guarda che la tua sensazione l'ho provata io mille volte, cioè io ora perché sto facendo anche il format non solo Cinepanettoni dove praticamente analizzo tutti i Cinepanettoni, perché se alcuni magari contestualizzandoli a quel tipo di film li continuo a salvare, altri non so come potessi veramente da bambino, ma poi da bambino, cioè io nel 2015 salvai Matrimonio al Sud, che ho provato a rivederlo e inizia letteralmente con una cloche, con il cibo dentro, con una patata, perché penso Salvi deve esordire con la patata, è sempre la patata, ma sulla cloche trasparente riflessa la macchina da presa, ma proprio, sai, bella piena, un'inquadratura che non serviva, con la macchina da presa che è inquadrata all'interno della cloche, non si può. No, cioè, ma non tu non capisci, questo è il cinema che svela se stesso, sì. È tutta un'ardita Paolo, era metatestuale, tu non hai compreso la genialità. Lo so, ma Enzo Salvi lì non ha colpa, è colpa del cameraman che si vede. Enzo Salvi poi appare dopo, lui fa la ma probabilmente lui avrà dato alcuni suggerimenti. Certamente, però ecco, e se volete andare a hashtaggare Paolo Maremma Cinghiala, ricordatevi che le recensioni sono ancora presenti dei vecchi tempi sul canale. Ragazzi, io dico solo, in Transformers 4 di Michael Bay c'è verso la fine una scena con che stanno combattendo il cattivo, in cui c'è un'esplosione vicino a Mark Wahlberg e c'è un fotogramma. Salute! Cioè, sapete, no, il tipo che preme per fare l'esplosione, si vede che in scena non l'hanno tolto il computer, quindi c'è per 2 secondi Mark Wahlberg con di fianco sto tizio che si sono dimenticati di rimuovere deve essere andato col tizio dei pantaloni di Mandalorian, quello che spunta fuori nella base del quarto. Sì, vi ricordate? A un certo punto c'era anche Travatardi ancora Transformers 4 dai, era il mio Transformers 4 che dolore. Sì, che non capiva se fosse piacere all'inizio o dolore, però ecco, ma sicuramente aver, diciamo, sostituito tra virgolette Shia LaBeouf con Mark Wahlberg, enorme passo in avanti, ma purtroppo anche Mark Wahlberg più di tanto non è che potesse fare, cioè, quindi la sceneggiatura era quella, quindi insomma. Però noi... 2014 ho visto Transformers 4, ti è piaciuto? Non ci ho capito una sega, però c'erano le esplosioni robot, quindi andava bene. Io di Transformers sono fermo al secondo, i primi due li vidi al cinema e ai tempi mi piacquero, non li ho più rivisti. Il primo anch'io, sai, però ecco, di nuovo per affezione, ricordo il primo al cinema, guarda che bello i robot, sì. Transformers, però poi dopo... E ricordo che il secondo mi piacque anche tanto, ma non li rivedo dai tempi, chissà, oggi proprio. Chi va alla Scream, io ci sono, bestemmierò tutto il tempo, però... Caspita, sì. Sarebbe la retrospettiva del dolore, il vedere Transformers, potremmo farlo. Del dolore eccessivo, secondo me. Paolo, così me le riguardo.
Cosa credo? No, ho detto la mia benedizione sia con voi con Rewatch. Esatto, okay. Però siamo tutti curiosi di sapere qual è il titolo che ci lancia il nostro Travatar 91. Beh, allora, io ne ho tre principali e partiamo soft, diciamo. Sì, partiamo con soft. Il mio Disney. Ok. Dicono sia il primo film che ho visto al cinema, io ricordo di aver visto prima La carica dei 101 in tipo una riedizione, proposizione al cinema. Però il film a cui sono più legato, il mio film d'animazione preferito, che lo vidi al cinema, mi comparano la videocassetta, per 3 anni non la vidi perché avevo pianto tanto al cinema. Non credo di dover Qui veramente... Troppo facile, troppo. Ah, sia chiaro, non esiste alcun remake. Ti piace vincere facile. Ti riferisci, al live action? Live action, cosa ne pensi? Ma quale live action? Ma non esiste nessuno. Esatto. Chi l'ha mai sentito? è un trauma, una ferita aperta, diciamo. No, esiste, ma non si chiama Re Leone, si chiama Vaffan... vabbè, scusate, andiamo avanti. Però, allora, avrà tutti i difetti di questo mondo, però sull'animazione fotorealistica io non ho nulla da dire. Poi potrà avere difetti, però l'animazione... Sorvolando sul fatto che hanno detto facciamo l'animazione fotorealistica, ma rifacciamo le scene con animali umanizzati, che quindi non c'entrano un cazzo. Ma certo, ma i difetti, basti pensare anche alla morte di Mufasa e Simba, che è ovviamente disperato, ma intanto ha la bocca... Dillo ancora! Sì, Mufasa, esatto. Mufasa, mamma mia, Mufasa. Guardate che bellezza questo inizio, eh? Allora, là. Che poi in realtà questa è un'immagine che non c'è nel film ed è un po' sbagliata, perché si vede Rafiki che solleva Simba, ma quelli sono Simba in ala da adulti. C'è qualcosa che non so. In ala sembra che abbia già visto il live action e che sia rimasta con gli occhi sgranati. Io ho sempre apprezzato la gif in cui lo butta di sotto, mi ha fatto troppo ridere. Mamma mia, del tipo tenete o merde, me lo butto giù. Tra l'altro lo rividi nel 2011 quando lo fecero in 3D, ho quasi pianto, giuro. Vabbè, ma quello è un capolavoro realmente. Ricordo quando finì e ci fu un padre lì con la figlia che proprio urlò bellissimo. Devo trattenere. E ricordiamo che è in lavorazione il sequel del Re Leone, eh? Posso dire? Quello quasi mi interessa di più. Perché non essendo basato, magari riusciamo a tirare fuori qualcosa. Sì, ma ci sono sempre quei problemi di nel senso di caratterizzazione, nel senso che, come dicevo prima, non si nota. Però appunto se non devi riproporre le scene, secondo me forse crociamo tutto l'incrociabile e ce la facciamo. Perché ha detto la trama, la piccola sinossi che era stata annunciata tempo fa, se non mettono Robert De Niro come doppiatore del padre di Mufasa, non c'è gusto. Ah, però sia chiaro, io pretendo che facciano come in un libro per bambini, fungeva da prequel del Re Leone, in cui si scopre il vero nome di Scar, perché Scar è ovviamente un soprannome, il suo vero nome era Taka. E sapete cosa vuol dire Taka nella lingua da cui sono tratti i nomi del Re Leone? Paura. Parate a caso. Taka vuol dire diavolo. No. Taka criniera? No. Papero. Spazzatura. Che bellezza. Beh, è un nome di una certa importanza. Cioè, hanno chiamato un figlio re e l'altro l'hanno chiamato spazzatura. E poi ci chiudiamo perché... Guardate, la gente è intelligente, ha chiamato figlio Scar, se non ha ancora la cicatrice. Ma addirittura spazzatura, genitori dell'anno e quelli di Mufasa e Scar. Beh, Nala, che ricordiamolo, nasce come promessa sposa di Simba, si chiama Dono. Poco sensista, quindi... Si ho capito, però praticamente anche... Dono gliel'ha donata, è ovvio che è così. Lei gliel'ha donata sì a un certo punto. Però ragazzi, voglio ricordare una cosa. Noi italiani, cioè ecco, questo Re Leone che già ha l'espressività di un muro, almeno siamo stati fortunati che abbiamo avuto grandi doppiatori. È stato bellissimo vedere Marco Mengoni fare Simba. Ma la cosa bella è che a un certo punto, quando Simba scopre che Scar appunto l'assassino e appunto si sfoga, era tuo fratello, è bellissimo che il mio amico non cinefilo accanto a me ha proprio urlato in sala, l'abbiamo sentito, no però Maro, ti prego, lì veramente ha senso la canzone mentre il mondo cade a pezzi, perché veramente in quel momento lì non ho capito chi era a doppiarlo. Marco Minchioni. Sì, esatto, Marco Donaroni più che altro, sì. Quelli che ti faceva. Però poi i misteri della vita è stato molto bravo in Klaus. Ok. Sì, lì ha imparato. Si sarà rivisto, avrà detto: no, ok, devo
migliorare qualcosa. Esatto, devo redimermi. Comunque c'è Party Soft, Travatar, ma comunque con un grande capolavoro. No, cioè... perché gli altri due, poi ci arriviamo agli altri due. Arriviamo, però ecco, se tipo io dovessi chiedere qualcosa a Kratos, cioè sarebbe banale mi dicessi Ghostbusters ormai, eh? Quello me lo voglio tenere buono per dopo in realtà. Sì. Adesso voglio puntare su qualcosa di un attimino più personale. Mm-hmm. Un film che nella mia infanzia ho visto una sola volta, però mi ha colpito per anni, finché poi non sono riuscito a ritrovarlo online. Invito a cena con Delitto. Per me è stato... Non l'ho mai visto questo. Allora, è praticamente, pensavo quando ero piccolo che fosse un crossover, perché avevo già visto La Pantera Rosa con Peter Sellers e anche Il Tenente Colombo con Peter Falk. Pensavo che fosse un crossover di questi investigatori che si ritrovano insieme, ma sono rimasto veramente colpito con Peter Falk che fa Sam Diamante, Peter Sellers che fa Sidney Wang e chi c'era altro? Ah sì, Truman Capote che fa l'antagonista, quello che riunisce tutti quanti, Lionel Twain, e poi Alec Guinness, il fantastico Obi-Wan Kenobi di Nuova Speranza della trilogia originale, che fa il maggiordomo. Non voglio spoilerare, ma alla fine, quando vengono fuori con le loro soluzioni impossibili, perché proprio ti viene detto a un certo punto che questi qua sono dei truffatori che hanno nei loro romanzi, nei loro gialli, che hanno venduto al pubblico, hanno sottaciuto indizi per risolvere loro i casi e fare i fighi, ma noi spettatori non ci capiamo un cazzo. Ecco, quella è la parte finale che è straordinaria. Proprio giù. Vedi? Ma chiariamo, il fatto che sembri un crossover è perché effettivamente i personaggi sono parodie di Poirot, Holmes, insomma dei grandi detective, quindi se uno non ha ben chiaro la differenza pensa effettivamente che ci sia un crossover. Sì, beh, quello lì è la miglior parodia di un giallo insieme al film di Cluedo. Però vedi che Kratos come ti stupisce tirandoti fuori il film inaspettato, grande Kratos. Eh sì, praticamente questo qua lo vidi, mi sembra nel 2006-2007, quando ero in vacanza con i miei genitori in crociera per la Grecia, lo vidi una sola volta, assieme a Alien vs Predator, però poi non lo ritrovai mai più. La padella alla braccia! Due film accumulabili, proprio grandissimi. Siccome sono sempre stato drogato di cinema, poi una volta che lo vidi me ne innamorai, ma non lo trovai più finché non trovai appunto qui su internet... vari modi per vederlo, neanche illegali, quindi se lo vuoi recuperare. Ma aspetta, Alien vs Predator, quello con Roll Bova? Mamma mia. No. Quello con La Luna del Cacciatore? Quello? Mamma mia, che ricordi, che rimembri. La Luna del Cacciatore. Dai ragazzi, poi Paul Anderson si è riscattato, infatti ha fatto pensate che sia una merda Alien vs Predator, e lo è, fidatevi, non avete visto un cazzo. Monster Hunter credo, esatto, che sia evitato dalla convenzione di Ginevra. Minchia. E niente, cos'altro posso dire a riguardo? Eh sì, e poi anche va bene un altro film di cui vorrei parlare dopo, però i veri traumi sempre da quella vacanza, la risata finale che si sente in Invito a cena con Delitto, ecco, quella ha popolato i miei incubi. Quindi grazie infinite, c'era con Delitto, ma uno dei miei film preferiti in assoluto. Ok, grazie Kratos, grazie, non lo sapevo. Carissimo Henry. Paolo, purtroppo devi andare. Devo andare, no, però il tempo è tiranno. Il tempo è tiranno, Saulo. È una mannaccia la morte, stasera lo sto odiando il tempo, normalmente. Però dai, hai un invito galante stasera, quindi ci lasci, ma per motivi... per motivi... Ecco la mia mamma! Esatto. Ecco la mamma! No, è un invito a cena con Delitto. Esatto. speriamo di no. C'è una mica del suo. E poi devo ancora capire perché... Vai Giacomo, vai. No, voglio solo capire perché poi in italiano Knives Out di Ryan Johnson l'hanno chiamato Cena con Delitto, che causa per ispirarsi a quello. Per ispirarsi. L'hai fatto apposta, cioè. No, volevo semplicemente andarmene, però dicendo due cosine giusto per rendere un po' più completa quello che appunto la mia infanzia, almeno qua, anche se in realtà sono due cosine piccole. La prima è che, ragazzi, ora con il cuore, Angel sicuramente mi abbraccerà dopo questa. Io da bambino amavo, cioè ho visto tante volte quel capolavoro neorealista che è Lo Squalo 4.
Lì c'era comunque il parco acquatico, no? Quello, ma quello era il terzo. Era il terzo quello del parco. Quello era il terzo. No, no. Il 4 è proprio indifendibile. Ma no, posso dirlo? Per me il terzo è peggio. Il 4 è più stupido, ma il 3 è più brutto. Oggi ci hanno fatto una domanda al Matioski Show: qual è il meno peggio tra gli Squalo, tolto quello di Spielberg? Io ho detto il secondo, però il terzo. Il secondo, quarto, in effetti, sì. Il terzo e il quarto, proprio tabula rasa. Pensavo fosse il quarto quello dell'acquario, invece no. No, ma ragazzi, vi giuro, io da bambino vedevo lo Squalo 4 più degli altri, non perché mi piaceva più del primo, del secondo, del terzo, ma perché lo Squalo 4 ha il finale più sensato della storia del cinema, in cui uno squalo viene ficcato da un palo di legno e lo squalo esplode, proprio, ecco. Io da bambino, io continuavo a rivedermelo per vedere il finale e dicevo, ma dove hanno messo la bomba? Io non la trovo quella scena. Semplicemente perché da bambino per la prima volta... Ma quello lì poi tra l'altro è il secondo finale, perché inizialmente loro avevano girato il finale sensato in cui semplicemente lo squalo viene impalato e muore trascinando la barca con sé. Però hanno detto, no, è brutto, ci serve un altro finale. E hanno scelto lo squalo che esplode a caso. Sì, ma sai perché l'hanno fatto? Perché non potevano permettersi di rigirarla, così l'inquadratura precisa del cadavere dello squalo che affonda è la stessa inquadratura del primo film quando Brody fa esplodere la bombola. È la stessa inquadratura riciclata. Non solo, se voi fermate al momento giusto, vi accorgete che le quattro volte in cui esplode lo squalo non è l'animatronic, sono carcasse vere di squali, neanche squali bianchi, prese a casa e fatte esplodere così. È meravigliosa questa cosa, veramente. Quindi da bambino mi approcciai a un errore di sceneggiatura che non capivo che era un errore di sceneggiatura, perché pensavo io di aver scordato qualcosa mentre guardavo il film. No. Hai descritto la mia esperienza con Eddie e la banda del sole luminoso. Questo mai visto, ammetto. Allora, è un film di Don Bluth. In cui praticamente c'è questo gallo che quando canta fa sorgere il sole. Un giorno lui non canta, il sole sorge lo stesso e quindi tutti lo perculano. Solo che poi si scopre che è tutto una macchinazione del gufo cattivo che vuole che il sole non sorga più. Perché in realtà il canto del gallo fa davvero sorgere il sole. E quindi voi vi chiederete, ma se il suo canto fa sorgere il sole, perché una volta il sole è sorto lo stesso? E non te lo spiegano, questo è il buco che io per anni riguardavo il film pensando di capire, ma non te lo spiegano! Mamma mia, che rabbia quando succedono quelle cose, eh? Ah, straordinario. E tra l'altro quel film lì aveva un'impostazione alla Mago di Oz, col bambino in live action all'inizio, che è tipo Dorothy che poi viene trasportato nel mondo di Oz, ma semplicemente lì diventa animato. La recensito in Nostalgia Critic, si trova la recensione sottotitolata, guardatelo, che è una roba assurda. Io da bambino lo guardavo tante volte. Ok, aspetta, adesso capirò il punto in cui spiegano questa cosa. Ogni volta la mancavano e io, ma sono proprio stupido, non capisco. Poi sono cresciuto, ma vaffanculo, era il film a stare pirla, non io. Ale, ti voglio bene sempre. E adesso me ne vado, però prima volevo dire al buon Paolo che questa non è una mia esperienza d'infanzia, però è una parte in cui io mi sono connesso con l'infanzia, che veramente ringrazio perché è stata una delle esperienze più carine della mia vita. Mm-hmm. Praticamente devi sapere che io da bambino ho fatto conoscere a mio cugino Godzilla, i famosi cugini di Andrea che ha traumatizzato. Esattamente, ho fatto vedere loro i primi film, ho fatto vedere lui King Kong contro Godzilla degli anni 60, che io vi piacque un botto da bambino, a 12 anni, allora lui mi ha chiesto altri film, solo che a un certo punto i film sono finiti perché non c'erano più in Italia, allora cosa ho fatto? Ho preso un film giapponese con i sottotitoli in italiano, e siccome lui non leggeva i sottotitoli perché non l'aveva mai fatto, io mi sono messo a doppiare il film dall'inizio fino alla fine. L'avrei voluto vedere, perché mi immagino anche le pronunce perfette. Vabbè. Però comunque è stato bello perché lui si è appassionato, mi ha chiesto di dargli anche i film in giapponese, e quindi è stata una cosa bellissima, ecco, anche perché loro a un certo punto, perché ce n'era un'altra, si sono alzati e si sono messi a urlare Godzilla, Godzilla. Vabbè, io lo voglio vedere, un film doppiato da Andrea Barone, da Andrew Cinema 98. Dicevo semplicemente le parole così. Ok, però vuoi mettere poi dovresti vedere Godzilla contro i giganti, dove lì parlano proprio i mostri. Cosa divina così. E adesso, ragazzi,
chiedo scusa per andarmene prima, quindi grazie veramente a Paolo di avermi ospitato nonostante appunto questo imprevisto. Sono molto felice di aver conosciuto dal vivo con la faccia di Kevin, però è Kevin, non è piacere mio. A me piacevi, Kevin, quando prima eri il Thor di What If, che era meraviglioso nella puntata, con le facce che uscivano, ma comunque sono felice appunto di averti avuto in live come compagno, è stato veramente divertente, così come siete sempre meravigliosi voi, Ale e Kratos. Grazie ancora, Paolo, e spero di vedervi presto in una prossima live. Ciao, ma assolutamente no. Ciao. Siamo rimasti in pochi, ma buoni. Forse tra poco si dovrebbe connettere anche un'altra persona, se può, ma comunque è arrivato il momento del nostro Angel, perché io sono curioso. È la mia volta. Se ora dicesse, ma ho perso l'aereo, però sarebbe troppo semplicistico. Troppo scontato. No, beh, abbiamo tutti iniziato con un qualcosa di soft. Stavo pensando a un film effettivamente magari non troppo complesso, anche a livello emozionale da gestire per un bambino. Credo per me sia stato Il Corvo. No, scherzo. Però comunque un filmone dell'infanzia anche quello. È uno dei miei film preferiti, però se abbiamo detto iniziamo soft non posso dire Il Corvo, perché sennò insomma sarebbe un po' problematica la faccenda. Allora, ce ne sono tanti, perché anche per me ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che io ricordo vidi la prima volta un pomeriggio d'autunno su Italia 1, e mi fece piangere soprattutto per la parte finale. E ogni volta che l'ho rivisto per tanti anni, più o meno fino alle medie, sostanzialmente, continuavo a piangere sempre negli stessi momenti, anche se li sapevo a memoria. Mi sto riferendo a Edward Mani di Forbici. Cavolo! Per me quel film, io l'estetica di Burton l'ho sempre amata tantissimo, e quel film ha in sé una poetica, non solo a livello di linguaggio registico, proprio per le emozioni che mette in scena, che mi ha sempre fatto pensare a cosa potesse significare realmente il vero amore, anche laddove questo non poteva poi che esaurirsi in un commiato molto doloroso. Vero. Pur pensando che il protagonista comunque sarebbe vissuto per sempre, ma non accanto al suo amore. E la scena finale, quando parla della neve, e la neve si vede, no? Con appunto Lee Burton geniale, che ha origine da lui, esatto, da lui che sta sostanzialmente scolpendo queste sculture di ghiaccio. Sì. Beh, per me lì ogni volta un tuffo al cuore. Lì, un altro regista non ce l'avrei visto. Cioè, quel film era perfetto per Tim Burton. Concordo. E poi diciamolo, in quel finale lì si vede che è un film americano, perché solo gli americani pensano quanto è bella la neve. Se fosse stato un film europeo avremmo tutti detto vaffanculo, li mortacci, tu a te la neve, ma hai bloccato nel traffico due giorni, va a cagare. Grande Edoardo Mani di Forbici, veramente, no, è un film che anch'io amo. Tim Burton poi in quegli anni lì penso che ci regalasse ogni anno una perla, sì. Quindi non è il mio film preferito di Burton, neanche il mio, dire, perché il mio preferito di Burton la butto lì subito, superiore a tutti, di 10 spanne, anche se secondo me rispetto ad altri film di registi che hanno tentato di fare qualcosa di simile e che ritengo essere tecnicamente più bravi, ma per me, come l'ha fatto Burton, non avrebbe potuto farlo nessun altro. Dillo. Big Fish. Avrei detto Il Pianeta delle Scimmie. Io invece avrei detto, cioè, almeno io cambio in base ai periodi, però devo dire la verità, Ed Wood. Bello anche Ed Wood, molto bello. Sì, ha un'estetica pazzesca quel film. Poi vabbè, è anche Batman, senza nulla togliere a Batman, cioè Burton. Batman Return, dei Batman, diciamo quelli vecchi, è il mio Batman preferito in assoluto. E non a caso prima in più si è citato, in parlando, aveva citato, mi sembra che fosse stato lui, Il Gabinetto del Dottor Caligari, da cui Tim Burton ha preso moltissima ispirazione, soprattutto, non mi ricordo come si chiama il protagonista, comunque quello che viene ipnotizzato, è ispirato moltissimo da Tim Burton, e Edward Mani di Forbice. Poi il Dottor Caligari in sé, l'assassino, è il pinguino di Danny DeVito.
Vedi? Sì, è vero, avevo letto anch'io questa ti cosa. Faceva venire un gran mal di testa, infatti. È la fonte di ispirazione, mamma mia. Vabbè, quindi diciamo che siamo partiti tutti con dei titoli veramente... Ecco, tra questi non abbiamo tirato... Fammi pensare, nessuno ha tirato fuori la Ciofeca. Alla fine la Maschera di Zorro, Biancaneve e Sette Nani, Travatar il Re Leone, che invita a cena con Delitto, e il nostro Angel con Barton, quindi... E aspetta ancora un attimo. Sì, allora io potrei ripartire con questo film qua. Allora, vediamo un po' se ero l'unico, che, e questo vi dico anche il periodo, quando andavo alle elementari, devo trovare la foto quella più adatta, ma sì, questa va, anzi fammene trovare una più, va benissimo, sì, vediamo. No, si vede male, intanto, si sta parlando di un film che fa parte di una saga, però penso che come i primi due... questa potrebbe andare bene, perché poi apro le foto e si vede piccolissimo, invece questa va bene. Vediamo un po' cosa mi dite se io vi mostro questa cosa qua. Ecco qua. E stiamo parlando di... Spy Kids, sì. Io sì. Amavo alla follia Spy Kids. Cioè, ma beh, veramente... da bambini è normale però, no? Io ero fissato, ero fissato. Tant'è che alle elementari, mi ricordo ancora, nei periodi in cui esistevano il club dei maschi e i club delle femmine, ai tempi, no, quando eri tipo in seconda, terza elementare, io, per porre fine a questa distinzione, creai il club di Spy Kids, che non voleva dire una sega, praticamente. Che cos'è il club di Spy Kids alle elementari? Cioè, cos'è che diventavi una spia? Un conto sei maschio, sei femmina? Era il club di Spy Kids. E mi sentivo però un grande, cioè quando creai questo, e io Spy Kids finiva e lo rimettevo, cioè Robert Rodriguez secondo me è un film secondo me godibile tutt'oggi, è uno di un film proprio per famiglie, sì, è per, ecco, per famiglie sì, devo dire che non lo rivedo da tantissimo tempo, ma mi ricordo che lo rividi casualmente una volta in televisione, così a caso, quando facevo le superiori. E l'effetto per me, magari era anche il periodo, comunque, fu abbastanza traumatico rispetto ai ricordi che avevo, quindi... No, io devo dire la verità, non l'ho rivisto, anzi l'ho rivisto sì anch'io quando andavo alle superiori, e nonostante andassi alle superiori provai ancora quel senso di, cioè, di ritorno all'infanzia. Ovviamente poi il terzo, Missione 3D Game Over, lì non si capì bene cosa vollero fare, però non si arriva ai livelli di brutturia del quarto. Io non sono mai riuscito ad andare oltre i primi 10 minuti. A parte non c'è il quarto io non l'ho visto. Ma non c'è nessuno del cast principale, se no Juni e sua sorella che ritornano per un breve cameo, se non ricordo male, perché proprio ho visto solo a pezzetti, era talmente brutto... che mi pare ci sia, no, Jessica Alba tra i protagonisti, chi è che è la forse protagonista? Forse era lei. Lavoro spesso con Rodriguez. Ma è che allora elevava. Spy Kids 4 e Tempo di Eroi, sempre diretto da Rodriguez, tra l'altro, sì. Che vergogna, sì, proprio. Cioè, Rodriguez è una salta dalla roba bella alla roba brutta in una maniera... Esatto. Però ecco, prima o poi mi sono promesso di vederlo tutto. Mi sono promesso di rivederlo tutto, però non so se qualcun altro di voi Spy Kids... Ma per masochismo oppure... No, perché cioè, se magari mi riguardo la saga... Perché per completismo! Devo finire di vedere, anche solo per vedere questo cameo. Quindi di... tu saresti uno di quelli che, riguardandosi la saga di Star Wars, rivedrebbe anche volentieri il 9. Lo rivedrei per completezza, sì. Sì, lo rivedrei. Però ho capito, questo Star Wars Episodio 9, questo Star Wars Episodio 9 in tanti lo criticano anche io, però ci pensi che ci sono anche critici, proprio pensa al Mereghetti, quindi non un nome a caso, che comunque lo ha salvato. Quindi è un titolo che secondo me tra anni e anni sarà ancora discusso. Abbiamo rivalutato il 2, quindi... Se andiamo a vedere... Ragazzi, il 2 è il nulla. Ma se andiamo a vedere i titoli salvati da, diciamo, i critici quelli... importanti, che ospitava anche Marzullo durante le sue rassegne, eccetera, hanno salvato delle cose che sinceramente, soprattutto nel tempo, si sono rivelate. Io poi sono uno di quelli che invece l'otto l'ha considerato subito un mezzo capolavoro e mi prendo le responsabilità e quindi... L'otto registicamente lo è. L'otto registicamente lo è. Il problema è che la sceneggiatura... Beh, vabbè, dai, faremo un'altra live a tema. È terribile, terribile.
Una retrospettiva su Star Wars, che già l'ho fatta sul canale dove abbiamo analizzato tutti i film, però effettivamente anche solo così per parlare a ruota libera. Voglio ringraziare il carissimo Imparlare Imparlando per la donazione e ci domanda: ve lo ricordate il film d'animazione Ferngully con uno dei protagonisti doppiato da Robin Williams? Da adulti, che opinione avete del film? A me, carissimo Imparlare Imparlando, mi cogli impreparato, spero non i miei ospiti, qualcuno di voi. Ferngully, qual era? Quello che mi ricordo, devo aver visto la recensione di Nostalgia Critic, non l'ho visto, ma è quello animato con tipo la talpa che è doppiato da, come vi si chiama, una foto? 300, come cavolo si chiama, Butler? Anche, esatto, Gerard, la talpa doppiata da Gerard Butler, che è anche carino l'insegnamento, queste creature della foresta che vivono in una foresta che viene inquinata piano piano, Più che altro c'è il fatto che il cattivo è tipo lo Smog, sì, ma l'uomo cattivo non è che inquina. Sì, esatto. Dovrebbe essere questo qua. Sì, quello. È praticamente allora, da bambino era inquietantissimo. Per me da bambino era, adesso me lo sono ricordato, da bambino per me era molto inquietante e è uno di quei titoli che ho completamente dimenticato e non l'ho mai più rivisto. Se non appunto una volta da bambino, ma che mi aveva molto inquietato, non mi ricordo per quale motivo. A parte che guardando l'espressione di lei, dice che è quello la provo un po' di più. Il cattivo doppiato da Tim Curry. Sì, sì. E invece a me ha fatto conoscere una nuova cosa, perché io invece non ne avevo proprio mai sentito parlare. Quindi la bellezza di queste live è anche che scopri nuovi titoli. Questo proprio niente. Quindi di voi l'ha visto solo Travatar? No, io ho visto dei pezzettini, ho visto come Kratos il Nostalgia Critic, la recensione Nostalgia Critic, quindi lo conosco per quello. Io da bambino l'ho visto, però sinceramente non me lo ricordo. Mi ricordo solo questa sensazione di disagio, di forte disagio, e non l'ho mai più rivisto. È uno di quei film, appunto, visto... E ce n'era anche un altro, adesso me l'avete fatto tornare in mente... Cavolo, dove il protagonista bambino seppelliva i G.I. Joe che uccideva... nei vasi delle piante, che aveva un problema con il padre che era morto. Uno di quei film che andavano in onda su Italia 1 sempre il pomeriggio. Non è quello con gli animatronics che acquisiscono un'intelligenza artificiale e si mettono a combattere gli altri mostri? Ma quello è Small Soldiers. No, Small Soldiers. Small Soldiers è un grandissimo film. Sì, sì. Soldiers, no, era un altro, ma non mi sta venendo in mente. Non mi... Vabbè, Toys c'era anche, è vero? Toys. No, non era Toys, no. Era quei film, visto una volta e mai più visto, ma ricordo questa scena di lui che piangeva per ogni volta che giocando moriva per lui, mentre stava giocando uno di questi pupazzi lo seppelliva nella terra sostanzialmente. C'era un problema, era uno di quei dramma per ragazzini. Vabbè, no. Comunque dopo il dramma per ragazzini di cui non ci viene è proprio il caso di dire ad adolescente questo cosa fa, tira le bombe a mano, tira le molotov. Carissimo Travatar, la palla passa a te, perché dopo il Re Leone vediamo un po' dove ride già, ride sotto i baffi. Allora, preoccuparsi. Allora, uno si innamora del cinema in tanti modi, no? C'è chi cita Toy Story, Jurassic Park. Vai, mi prego. Io ragazzi, qui ci voleva Andri. Posso cantarmela quanto voglio, ma io a 7 anni, il 19 settembre, sì, mi ricordo il giorno, andai al maestoso di Monza, che ora non c'è più, bastardi, e vedi un film che stavo aspettando da mesi, che me l'avevano pompato, eh? Mi folgorò, rivisto adesso, ma che cazzo pensavo, solo che ha una steelbook bellissima. E l'hai dovuto comprare. Quindi, anche perché se non lo compravo, ero, cioè, per completismo. Pentitevi prima che sia troppo tardi. Lo sapevo. Chiamo Marco, lo sapevo. Perché ha una steelbook così bella? Allora, eppure lo sai che da bambino io esultai per il finale di quel film? Ma da bambino piaceva anche a me, io non lo rivedo da quel tempo. No, più che altro perché si vedevano le uova, no? E vedendo le uova, pensando a quello che era successo a Godzilla, mi ricordo io con i miei compagnetti che stavamo guardando il film, esultammo
perché non era finita lì. Ci doveva essere un seguito, in teoria. Poi... non c'è stato. Ti faccio contento? Angel? Cioè era il T-Rex praticamente, rivedendolo. No, era il T-Rex di Jurassic Park mischiato a un velociraptor. Io ricordo che quando lo guardavo da bambino mi annoiava un po' perché si vedeva troppo poco Godzilla, da quel che ricordo, da quel che ricordo, però poi poteva essere peggio, fidati. Però ecco, non lo rivedo da quel tempo. Comunque, ma perché si vede Godzilla, non la limitazione Gino il cugino un po' rimbambito, no, perché ragazzi, allora, come film di mostri in sé va anche bene, chi se ne frega, però tu non puoi chiamare Godzilla, ovvero l'emblema della forza della natura, che per buttarlo giù ti ci vuole letteralmente un coso meccanico fatto con le radiazioni del nucleo della Terra, e far vedere che gli sparano due missili e quello scappa terrorizzato. E sparisce nel nulla poi. Ma hai completamente cambiato il senso. Allora, in realtà si chiamava solo Godzilla, e quando gli dicevano Godzilla, lui andava go. E tu scherzi, ma ufficialmente tra i fan si chiama solo Godzilla. Vedi. E nel 2004 fecero il film Godzilla Final Wars, in cui questo si scontra col Godzilla originale. Lo scontro dura 10 secondi, indovinate chi vince? Non lui! E comunque, faccio contento il buon Andri, esiste la serie animata a seguito. Sì. No. Questa sì. Inedita in Italia, praticamente fa vedere il protagonista umano che trova l'ultimo uovo, siccome la prima creatura vivente che vede lo scambia per sua madre, e quindi da quel momento in poi se lo porta in giro e lui abbatte i mostri cattivi. Ma diventa ti voglio bene Dender, diventa. Ma guarda che se guardi anche solo la sigla è figo, c'è addirittura un episodio. Lasciamo perdere la serie con Kong, che quella è meglio dimenticarsela. Però questa qua, quest'altra serie in cui c'è il piccolo Zilla che interagisce con Tatopoulos, mi sembra che si chiamasse, sì, era lui. Si salvava qualcosa, come concept era interessante, ma bisogna recuperarsela per capirla. C'è un episodio in cui lui si scontra col primo Godzilla resuscitato come cyborg zombie. Oh mio Dio. Non sto scherzando. Mi vuoi invogliare a recuperare tutta la saga di Godzilla tra Avatar? Sì, cominciamo da quello, magari. Sì, anche se io continuo a sostenere che adorerei vedere nel MonsterVerse che si scopre che le femmine di Godzilla hanno quell'aspetto lì. E quindi anche perché io voglio vedere un Godzilla e dire veramente è meraviglioso. Magari Shin Godzilla. Ma l'hai vista quello del 2014? Però siccome qui sono tutti dei marrani che pensano sia brutto, maledetti. Quello del 2014 per me è stato carino, ma nulla di che, scusami. Io la butto lì, allora, visto che stiamo parlando di questo, del MonsterVerse, così... A me anche l'ultimo Godzilla vs. Kong mi ha intrattenuto, mi è piaciucchetto per nulla di che, e invece il film che mi è piaciuto veramente tanto... No, nel senso, sì, io l'ho visto proprio a livello di intrattenimento del tipo... Sì, ma anche io guardare qualcosa. Il film Cacciaroni, io sono un tuo sostenitore, come te sono un sostenitore di Fast and Furious, cioè io mi diverto a vedere i film di intrattenimento così, però Godzilla vs. Kong, a parte qualche scena realizzata bene... Sì, non c'era molto cuore, non c'era... No. Però invece un film che mi ha sorpreso da questo punto di vista e che mi è piaciuto tanto, 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 non me l'aspettavo, Kong Skull Island. È il migliore del MonsterVerse. Che bello. Bello veramente, l'ho visto senza sapere cosa stavo per vedere, proprio a caso. Ricordo che mi dissero: oh, ci guardiamo sto film. Guardiamoci sto film, ok. Mi sorprese, mi piacque tantissimo Tom Hiddleston, la parte di Samuel L. Jackson, tutti mi sembravano molto in parte, e il film figo. Vedi? Sì. Ma su quello sono d'accordo, anche quello è il migliore anche per me. Però ora non ti puoi tirare indietro dal dirci un altro titolo della tua infanzia, caro Angel, e poi andiamo dal nostro Kratos. Allora, io devo accompagnare però questo titolo da una unpopular opinion. Vai, un po' impopolare. Perché c'è stato un film che per me da bambino era particolarmente spaventoso, ne percepivo tutte le vibes, ne ero affascinato, intrigato, e ricordo che c'erano delle scene per me anche particolarmente difficili da capire, perché non c'era quel tipo di malizia ancora. Ed è un film che ho rivisto recentemente, ma recentemente intendo qualche mese fa,
che per me ha perso tantissimo, non per una questione di effetti speciali, eccetera, eccetera, ed è, qui molti forse si risentiranno, adesso moriamo tutti. È il Dracula di Bram Stoker, di Coppola. Tante scene iconiche. No, resta un filmone, ma a livello emozionale proprio, sì, ho sentito tutte quelle cariche, cioè la recitazione di Anthony Hopkins così sopra le righe, eccessiva, cioè ho iniziato a cogliere tutta una serie di particolari che da bambino mi stregavano come superflui, non come sbagliati, perché il film resta comunque sia un filmone, cioè è fantastico. E infatti non è questo il film, perché per me c'è stato questo confronto assurdo. Mi è capitato di vedere questo e vedere un altro film nella stessa settimana, sempre della mia infanzia, che invece ad oggi, rivisto qualche mese fa, mi dà esattamente le stesse vibes, identiche della mia infanzia, che per me, a parte alcuni effetti, pazienza, ma invecchiato non benissimo di più. La Mummia. La Mummia. Più uno dei miei anticipi. Dall'inizio alla fine, spettacolare. Il nostro Brendan Fraser, fantastico. Cioè, protagonista perfetto, ma lì tutto il cast era perfetto. La storia era fantastica, era coinvolgente. Ed è un film, guarda, ripeto, io l'ho rivisto. Cos'era? Praticamente all'inizio di quest'estate, fenomenale. Ancora oggi, cioè, ancora oggi è spettacolare tutte le scene. E poi è uno di quei film in cui sono perfettamente bilanciati umorismo, azione. Cioè, non c'è mai qualcosa che va a sovrastare il resto, che rischia di mangiarsi il resto e di rendere meno interessante l'altra parte della narrazione. È veramente, ancora oggi, un campionario, secondo me, perfettamente scritto e girato di come dovrebbe essere fatto un film d'avventura. È vero. Se oggi uno riuscisse a rimettere... Posso lanciare la provocazione? Certo. Perché tutti lamentano col fatto che nel Godzilla del 2014 Godzilla si vede poco, ma in questo film nessuno si lamenta che la mummia dura letteralmente 5 minuti e poi ritorna umana? Perché mi sono un pochino rotto i coglioni di sta cosa. Perché anche il pelatone aveva il suo fascino. Ma era un cazzo di umano, io volevo la mummia tutto il tempo, vaffanculo! Ma c'è sempre la mummia, cioè nel senso, c'è l'effetto, secondo me, fin dall'inizio. No, però c'è l'effetto stile squalo di Spielberg, perché per tutto il tempo, anzi fin dall'inizio... Nel Godzilla del 2014 no, non ho capito! Nel Godzilla del 2014, secondo me, con buona pace... Il cast, la storia, mi dispiace, ma non regge minimamente il confronto, proprio non funziona da quel punto. Esatto, è nettamente meglio. E poi, faccio una provocazione, uno dei migliori comic relief degli anni 2000. Benny, addio Benny. Ciao Benny. Mi ricordo quando è il doppiatore di Bartok, quello, mi sembra. Io mi ricordo il doppiatore. Da bambino mi traumatizzava sempre la scena del taglio della lingua alla nostra futura mummia, quando lo mettevano nella bara. Sì, quando fanno l'uomo dai. Quel film aveva tutto, perché aveva l'horror, tutto. Il secondo aveva The Rock, il Re Scorpione. Quello non è proprio un pregio, visto lì l'effetto visivo. Il secondo ha iniziato a scricchiolare forte, il terzo per me non esiste, perché... Ecco, possiamo dirlo però, La Mummia del 99 si basa su una delle più grandi troiate della storia del cinema. Quest'uomo ha fatto qualcosa di orribile, dobbiamo punirlo. Come? Rendendolo di fatto onnipotente. Sì, cioè è la maledizione più scema del mondo. Tu sei condannato, se mai ti risveglierai potrai diventare l'essere più potente del pianeta e sdraiarti a Nelson Amun, quindi esatto, ma si pensava, vista dove l'avevano seppellito, che non sarebbe mai accaduto nulla del genere. Loro pensavano che la loro civiltà, ma questi hanno fatto una maledizione che ha obbligato per 3000 anni i loro discendenti a stare lì in quel deserto di merda a fare la guerra. Però se ci pensi, loro non pensavano che avrebbero avuto discendenti. Qui in realtà, secondo me, invece è ben contestualizzata, perché sottolinea la superbia di quella civiltà.
loro pensavano che a distanza di 1000, 2000, 3000 anni quella civiltà avrebbe continuato a prosperare ed essere la civiltà che era in quel momento, invece no. Però devo dire che... Se vuoi punire uno perché ha trombato la moglie del faraone, gli tagli il cazzo e fai prima, cioè non è che devi fare tutto sto giro di 3000 anni. Cioè, c'è una poetica bellissima, mi dispiace. Sì, è vero. E pensate che la mummia avrebbe dovuto girarlo Lucio Fulci, era uno dei progetti che doveva realizzare prima di morire. Sono contento che non l'abbia fatto, perché secondo me avrebbe tagliato via, a me Fulci piace in tantissimi suoi lavori, però avrebbe tagliato via tutto l'aspetto comico, l'avrebbe reso molto più cupo. Allora, avrei voluto vedere sia la versione di Fulci sia questa. Cioè, dai ragazzi, abbiamo la tomba di Bruno Mattei, meglio di così. Poi però se pensiamo a Fulci quando Alice ruppe lo specchio, comunque ce ne sono di robe belle, belle anche ciniche e ironiche, l'inizio di Fulci. Però c'è sempre un'inquietudine di fondo, perché questo film, se tu ci pensi, al di là delle scene che spaventano un bambino, però è proprio una bella storia di avventura in cui dici, cavolo, almeno io mi ricordo, vorrei essere lì, cioè vorrei vivere proprio quell'avventura. Se penso a un qualsiasi film di Fulci, non mi viene in mente il vorrei essere lì, vorrei vivere. Erano un tantinello diversi come registi. Sì, assolutamente. Però caspita, la mummia, vedi grande Angel che mi tocca un film del cuore. Abbiamo un altro grande regista italiano che ha toccato i mostri Universal, Dario Argento, col suo bellissimo con Draculo. Sì, alla fine. E il fantasma dell'opera. Io ricordo che al cinema, però il fantasma dell'opera lo sai che da bambino mi piaceva tantissimo, non lo rivedo da quei tempi e mi faceva anche paura. Devo recuperare quello di Argento, ma ho paura che... Ai tempi mi faceva davvero paura da bambino, era un altro film della mia infanzia, guarda Travatar cosa mi fa tornare in mente, sì, era della mia infanzia, la domenica mattina. Occhio che Dracula 3D in realtà a livello registico ha 2-3 intuizioni interessanti secondo me, Ma due, purtroppo tre... la storia, no, proprio solo a livello registico, per me la storia, per come è stata scritta... A parte che non c'è la storia, cioè sostanzialmente che storia è? Ma non c'è nemmeno nulla. E ricordiamo che quel Dracula è il barone Strucker dell'MCU, e non scherzo. Io ricordo che al cinema, per tornare un attimo alla mummia, l'unico che vidi in sala fu la tomba dell'imperatore dragone, quindi pensate un po', andai lì con tutte le buone aspettative e da ragazzino non volevo bocciarlo in nessun modo, quindi dicevo sì, dai, però... No, invece no, proprio la tomba dell'imperatore dragone. Altro complimenti a Brendan Fraser che si è tenuto bene, suo figlio è diventato adolescente, lui non è invecchiato, maledetto lui, non la mummia. Mamma mia. Ma ricordiamo che non era lui, era la controfigura di Looney Tunes Back in Action. Esatto, ci avevo pensato. Il giorno seguente dice no, io me ne giro da solo con le scene. Esatto. Caro Kratos, la palla passa a te. Allora, vorrei citare un film che al giorno d'oggi penso che sia irripetibile. È già in produzione un sequel, anzi in preproduzione un sequel, ma questo è uno di quei film che secondo me non serve un sequel, non serve un reboot, non serve un remake, è proprio un film che al giorno d'oggi sarà irripetibile, capita una volta su un miliardo, interpretazioni, scene, un film con un cantante come, tra virgolette, protagonista / antieroe, allora no. che anche per le sue interpretazioni, la sua interpretazione proprio in quel film, non lo so, però... con musiche accattivanti, pupazzi realizzati in maniera straordinaria, una giovane attrice che ancora sembrava sapesse recitare, e sto parlando di Labyrinth. Penso che Labyrinth l'ho conosciuto solo attraverso il doppiaggio del Nido del Cuculo. Io lo conoscevo solo per quello. Dice, veramente. Le zanzare tigri alla rocia. Esatto, però un momento. Tu mi hai appena offeso Jennifer Connelly, praticamente. Infatti! Sì, l'ho offesa. Che sembrava sapesse recitare, cosa? Perché dopo non ha più saputo... Ma ha migliorato un sacco! Diciamo che lì che era giovane l'ho vista molto pimpante. Poi nell'Hulk di Ang Lee, signorina Connelly, oggi recitiamo... Sì, ma tra quello e l'Hulk di Ang Lee ci passano in mezzo... C'è lì in mezzo, sì, tipo certo. Requiem for a Dream, tanto per dirne una, cioè non è che voglio dire. Io posso parlare solo di quello che ho visto, poi posso citare anche Alita Angelo della Battaglia, e lì non ne ho idea neanche io,
Anche lì, no, è brava anche lì. Lì anche in Alita è stata brava. E gli ha tre battute in croce. Cioè, non è che... Ma poi lei era. Lei aveva una bellezza. In Labyrinth ancora no, perché era troppo piccola. Però, cioè, quando Jennifer Connelly aveva sulla ventina d'anni, 22, 23, era di una bellezza soprannaturale. Anche aveva... quando faceva fenomena con Dario Argento. Sì, sì, era. Cioè. Madonna. Ma io mi ricordo che in Labyrinth c'era quell'indovinello difficilissimo. Esatto, quello di uno di noi dice la verità e uno di noi mente sempre, è quello là. Caspita, quello lì. Ma di una soluzione abbastanza semplice che mi stupisce anche non averci pensato neanche quando ero piccolo. Poi le canzoni di David Bowie, Underground... Che era proprio David Bowie. Memoria. A me non piacciono di solito i film musicali, però in questo preciso caso le imparavo sempre Magic Dance e tutt'oggi mi piace anche ricantarmene ogni tanto. Ma comunque una storia che poi rivista oggi, che ho anche iniziato a studiare, che ho studiato cinema, proprio il finale, che io non ho mai compreso, è parecchio inquietante, molto inquietante, che tutta quanta la sua fantasia, alla fine lei si rinchiude nel suo mondo. È qualcosa di fantastico, quando ero piccolo non lo realizzavo. Però mano a mano che andava avanti con gli anni più ho imparato ad apprezzare questo film, ma è pieno anche di inventiva, poi anche lo stesso regista che ha fatto Dark Crystal, mi sembra, vero? Non mi cogli un attimo impreparato. Sì, dovrebbe essere lui però, perché... Non so se l'abbia fatto lui, però Dark Crystal sinceramente a me non è molto piaciuto. No, quello neanche a me, però in fatto a estetica, in fatto a regia... Ah sì, è vero, lo richiamava molto, sì, sì. Sì, sì, a parte che c'è sempre anche Frank Oz, mi sembra che ha curato gli effetti speciali, i pupazzi. C'è una chicca su questo film. È uscito da poco il gioco di ruolo. Sì, sia Labyrinth che Dark Crystal. Sì. Vedi. È uscito da poco il gioco di ruolo, che è molto carino, ma ancora più bello è, se avete l'opportunità di recuperarlo, il gioco da tavolo, perché contiene delle miniature lavorate a mano, fantastiche, dei protagonisti. Il gioco è semplice, ma comunque sia divertente, e per un collezionista, a livello proprio visivo, a livello di componentistica, è un qualcosa di eccezionale. Il gioco da tavolo, il gioco di ruolo è molto carino. Vedi, l'avevo visto. E che altro volevo dire? Ah sì, poi come ho detto all'inizio proprio della mia piccola disamina, secondo me è un film che proprio non ha bisogno di un sequel, perché è perfetto così, è un mini capolavoro così com'è. La regia del sequel sarebbe di Fede Alvarez, quindi non l'ultimo degli idioti, però per me è un film irripetibile questo, non puoi neanche replicarne l'atmosfera, non puoi replicarne i significati, non puoi replicarne le interpretazioni che a volte sono grottesche, a volte sono buffe, non puoi, è semplicemente perfetto così. E poi Fede Alvarez era anche il regista di Man in the Dark, giusto? Oltre che della remake, però il remake della casa, almeno quando lo vidi ai tempi, non mi piacque. Poi lo dovrei rivedere. Uno dei remake più sopravvalutati della storia. Anche a me non è piaciuto. Sinceramente, Man in the Dark mi piacque molto e dovrebbe uscire a breve. Sì, ho visto il trailer, non è di Alvarez. Lui ha provato la sceneggiatura. Però ecco che, insomma, io ora penso di andare a beccare un film che, se avete visto, vi ha fatto scendere i lacrimoni a tutti. Siete pronti? Ma dovete averlo visto per forza. Adesso non l'ha visto nessuno. Frost, cioè io veramente da bambino... Che poi la prima volta che lo vidi, un bambino piccolo non va a pensare questo da ultimo si scioglie perché poi finisce il freddo, torna il caldo. Io pensavo restasse sempre questa palla di ghiaccio, cioè a parte Michael Keaton in questo film. Michael Keaton, sì. Il papà che tutti avremmo voluto avere, pur essendo una rockstar che era distante, eccetera, perché nello scherzare con il figlio, che lo metteva sullo stesso piano, praticamente lo trattava quasi da amico, da adulto, c'era quel rapporto fantastico, fenomenale. Sì. E il finale in cui lui scompare e saluta per l'ultima volta il figlio, mamma mia, quanti lacrimoni. Non so voi, però questo film a me toccava particolarmente. Non so, anche dalla chat ci diranno, ma Jack Frost era una cosa incredibile. Qualcuno di voi, insomma, ci ha avuto esperienze simili oppure siete tutti dal cuore? Io, ve lo dico, me lo fecero vedere alle elementari. Ci portarono al cinema dal monosala che c'era lì solo per vedere quello. Non ho mai capito il motivo.
Mi sembra di averlo visto su Rai 1 quando ero bambino, però giuro, non ne sono neanche sicuro. Cioè, so di averlo visto una volta, mi è rimasta una buona sensazione, ma non ricordo neanche dove e quando l'ho visto, giuro. Canale 5, secondo me. Perché secondo me sì, Rai 1 è difficile, però Canale 5, Italia 1, sì. Canale 5 forse è quello. Sì, che poi ora, vabbè, ora abbiamo parlato di Jack Frost, ma se dovessimo parlare dei nostri film dell'infanzia legati al Natale, io ce n'avrei. C'era quello di Babbo Natale con Whoopi Goldberg, come si chiamava? Il mio amico Babbo Natale non era Chi sono io Babbo Natale? No, credo che fosse Il mio amico Babbo Natale, sì, ok, in cui lei alla fine diventava Babbo Natale, però, Claus, però sì. Era tipo Il mio amico Babbo Natale, sono abbastanza sicuro. Quanti aspetta ce n'erano, mamma mia. Io paradossalmente per film natalizio che sì ha qualcosa a che vedere con il Natale, però di solito non si intende come film natalizio. E mi dispiace, Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, scalto assoluto. E già dalla chat anticipano anche Una promessa e una promessa, che effettivamente sì, questo è uno di quei film terribile, però è uno di quelli che effettivamente da bambino, sì, ti rimane impresso. Io da bambino volevo il giocattolo di Turboman, era vero? Turboman. Sì. Che era un giocattolo orribile, voglia, era la peggio merda anni 90. Era tipo Crimson Mentone dei fantagenitori. Però Schwarzenegger vestito da Turboman sul finale alla parata. Schwarzenegger in quel film, nel film quello dei gemelli con Danny DeVito, Credo che abbia restituito la performance, le migliori performance della sua vita, sostanzialmente. Mi correggo, quello con Whoopi Goldberg era Chiamatemi Babbo Natale, mamma mia, mamma, da quanto tempo non lo vedo. Ragazzi, comunque il miglior film su Natale è Gremlins e non accetto discussioni su questo. Molto carino, molto. Sì. Però il 2 è anche più bello, l'ho rivisto da poco e lo continuo a dire. Il 2 è Joe Dante che veramente si fuma un po' di erba. Adesso scriviamo un capolavoro. Mamma mia, che film che stiamo tirando fuori, ragazzi. Però ecco, direi che a chi passa la palla per cambiare un po' il giro? Ripartiamo subito da Kratos, dai, cambiamo un po' il giro. Beh, allora, siccome non so quante carte ci rimangono da giocare a testa, sì, andiamo avanti almeno fino alle 11, sì, poi magari leggiamo qualche domanda del pubblico e chiudiamo, però visto che siamo partiti un po' in ritardo, almeno a un'ora e mezzo ci arriviamo, sì. Beh, mi gioco allora subito la carta. Qui c'è un residuato bellico, possiamo definirlo, qui c'è proprio un reperto da museo che è anche stranamente in perfette condizioni, per quanto fosse la qualità non lo sia. Eccola qui, la videocassetta di Ghostbusters. L'ho consumata sta videocassetta quando ero piccolo, e sì che non ne capivo ancora tutti quanti i valori, i significati, però ricordo solamente che andavo a casa di mia nonna, c'era il cassetto enorme sotto il letto con tutte le videocassette, il videoregistratore, lo prendevo subito, lo mettevo dentro. Ah, nonna, mi fai i tortellini con la panna? Perché con la panna bianca mi tenevo tutto da parte. Quando arrivava il finale con l'omino dei marshmallow, mi mettevo subito a strafogarmi. Non avevo marshmallow, però per me sembrava quello. Un film magico, un film semplicemente magico, che poi è diventato anche uno dei miei film e franchise poi preferiti in assoluto. Togliamo L'ultimo al femminile, che salvo proprio con qualche piccolissima riserva, però i primi due, mamma mia. Quindi non vede l'ora di vedere questo nuovo capitolo? Sì, se tutto va bene, a novembre sono a Roma in anteprima per andarlo a vedere, se tutto va bene. Ma diciamo solo che è un film straordinario. Bill Murray, la chimica che c'è tra questi personaggi. Egon è il mio personaggio preferito in assoluto, con tutte quante le sue battute sulle spore, le muffe, i funghi. Potrei citare a memoria per ore e ore tutte quante le battute, la bibliotecaria. Alcune cose non le capivo quando ero piccolo, tipo il concetto della mesprazione dei poltergeist, però poi quando arriva Bill Murray non rompiamo, si inchina la scienza. Certo. Ma io da bambino odiavo Ghostbusters, lo dico. Ma no, come? No. E c'è un motivo ben preciso. Io guardavo il cartone animato, pensavo fosse una trasposizione, e credo che sia stato il primo caso in cui dissi, non in questi termini, però lo pensai, ma è una merda, non c'entra niente col cartone. Non capivo perché i personaggi avessero cambiato acconciature, non capivo perché Slimer fosse cattivo, e soprattutto non capivo perché questi personaggi che nel cartone erano sì bizzarri ma competenti, fantasmi, prima scena vedi uno di loro che chiaramente pensa solo alla figa. E nella mia mente di bambino di 8 anni,
Ma perché questi pensano solo alle ragazze? Non dovrebbero pensare a catturare i fantasmi? Cioè, per me era proprio la trasposizione più sbagliata del mondo, poi solo crescendo. Ah no, aspetta. Per me invece la cosa più sbagliata al mondo è stato fare proprio quella serie, perché poi ha rovinato il sequel. Era completamente differente. Sì, sì, però dai, quella serie non era brutta. Non è la serie che ha rovinato la l'adoro la serie, però poi il secondo film è stato talmente influenzato dal successo commerciale dei giocattoli e della serie televisiva, che forse è stata anche più apprezzata del film vero e proprio originale, che il sequel non si è mai essere neanche ambientato in quell'universo. Slimer è diventato buono, i protagonisti che non dicono più neanche parolacce, beh, le parolacce non sono tutto, però non sembrano più neanche loro. Ma non è dispiaciuto anche Ghostbusters 2, eh? Devo essere sincero. Ma guarda, Kratos che a rovinare il film, a rovinare il secondo film, non fu la serie, fu Danny Aykroyd che aveva scritto la sceneggiatura e stava cominciando a rincoglionire completamente. Infatti fu lui a dire, come lo facciamo finire? Facciamo animare la Statua della Libertà per risvegliare lo spirito patriottico dell'America. E a me da piccolo quella scena piaceva, a me quella scena piaceva tantissimo da piccolo in realtà. Io mi ricordo che sia il primo che il secondo. Ora, il primo lo rivedo tante volte, il secondo non lo rivedo da una vita. Mi inquietava tantissimo Vigo lì, il cattivo. Cioè, mi... Anche lì un comic relief straordinario solo per la sua interpretazione, Peter McNichol. Peter McNichol, lui è Vigo! Voi come da ronzare di mosche per Vigo! Lo adoro. Caspita, speriamo in bene per questo nuovo capitolo, dai, speriamo sia veramente un ritorno in grande. Anche io lo aspetto tanto, nonostante le critiche, nonostante sicuramente ci sono state alcune cose che hanno fatto gridare a tutti, ah, ma è Stranger Things, non è... Però a me le vibes me le ha scatenate, quindi... Ma sì, c'è Stranger Things, c'è Tim Wolfhard, dai, è Stranger Things. Speriamo di no. A me piace Stranger Things, però speriamo di no. Cioè, speriamo che sia Stranger Ghost. Non penso che sia male. Stranger Ghost. Stranger Ghost. Comunque, si sapeva che Ghostbusters andava tirato fuori, ovviamente. Però il nostro Travatar cosa ci dice invece? Risate numero 2. Ok, erano 3. No, io rido pensando al non poter vedere la faccia di Angel. Perché ragazzi, a tutti i difetti del mondo, già i semi del disastro c'erano, però è stato vedendo quel film a 15 anni che mi sono appassionato davvero a quello che ora erano dei due brand caratteristici del mio canale, quindi nonostante sia obiettivamente una cagata, una parte di me apprezzerà sempre questo. Ma anch'io ci sono affezionato, te lo dico. Io ho fatto la maratona Bumblebee e quello, e dopo aver visto Bumblebee cominciavo a pensare, madonna, è molto più brutto di quanto ricordassi. Perché dopo che hai visto Bumblebee che ti ha un po' sciacquato gli occhi, rivedere quello è un mezzo... Dai anche un paragone infelice considerando quando uscì appunto il primo Transformers. Cioè, non si sapeva, no, nel senso che non avevano secondo me idea di come sarebbe potuto andare. No, questo l'ha sempre detto i sceneggiatori. Il primo film non avevano la più pallida di come sarebbe venuto, quindi questo l'ha sempre detto. Appunto, quindi con Bumblebee avuto tempo per imparare la lezione alla fine. Mamma mia, con Megan Fox e Shia LaBeouf. Ecco, Megan Fox era fotonica. Vorrei far notare che in un film di Robo Giganti il buon Paolo ha beccato la scena dei due umani. Questo credo faccia capire uno dei molti problemi della saga di Michael, ma vaffanculo coglione Bay. Comunque... È anche uno di quei casi in cui quando c'è questo doppio campo, quando sono due personaggi in scena, questo è uno di quei momenti in cui tu vorresti magari un paio di forbici ritagliare il protagonista fuori. Come un pervertito, te ne è solamente una foto di Megan Fox. Io ricordo ancora quella scena in cui lei è piegata, diciamo, sul cofano dell'auto. Ricordo che, insomma, da ragazzino ero molto turbato. Io mi ricordo la scena, quella che era nel 2 con 21 Guns in sottofondo e intanto loro che ecco, ci tengo a ricordare, stiamo parlando di film con Robo Giganti, nessuno sta citando scene con Robo Giganti. Devo continuare a spiegare perché il cuore Bay ha un grosso problema. Vero. Mi ricordo Optimus Prime, e lui me lo ricordo, grande cavallo di razza. Faceva lo spiegone all'inizio e alla fine. Paolo, c'è un problema, quello non è Optimus Prime. Chi era, però io ho sempre pensato. No, è il cugino sadico pazzoide di coglionito. Dov'è? Cos'è? Nel secondo o nel terzo che ebbero la geniale idea
di far doppiare al doppiatore originale secondo, in italiano. Secondo. Che io dico, ma... attenzione, quel doppiatore lì, tra le altre cose, visto che abbiamo citato prima, doppiava Slimer nei cartoni dei Ghostbusters. Vedi? Tutto torna, è tutta una ruota. Perché quell'uomo di Frank Welker ha letteralmente doppiato qualunque cartone animato esistente, perché lui è un rumorista. Abu di Aladdin è lui. Denti aguzzi della Valle Incantata, i ruggiti sono suoi. Mamma mia, Denti aguzzi, che mi fai tornare in mente. Attenzione, Space Jam, il cane di Michael Jordan. Non sono versi del cane, sono Frank Welker che fa i versi del cane. Non ci credo mai. Non è possibile. Ricordate dai. La spada magica, il cartone che riprendeva la spada nella roccia. Vi ricordate che c'era il falco con le ali d'argento? Non dirmelo, te prego. Mi ricordo era Frank Welker che faceva i versi del falco. Direi che stiamo scoprendo tanto. Se sentite un animale che fa versi nei cartoni animati, non è l'animale, è Frank Welker che lo sta doppiando. Che meraviglia. No, grazie, sempre lui. Grazie Travatar che ci... Gremlins, sempre lui. Tutto, fa tutto lui. Perfetto, oserei dire, alla grande. Quindi Transformers, sì, dai, prima o poi me li rivedrò tutti. Me li rivedrò, poi mi manca anche Bumblebee. Guarda Bumblebee, basta. Esatto. Un completista maledetto, per cui... No, non sono, non sono, diciamo che Bumblebee è un restart, reboot... Tra l'altro l'avevo già detto, quando andai a vedere Bumblebee c'erano 5 dietro di me che finito il film commentarono ma non è molto coerente con i film precedenti. Io ci è mancato poco che non gli spaccassi la testa dicendo perché gli altri 5 erano coerenti tra loro, ma che cazzo avete visto finora? Ma sono quei commenti che lasciano un po' il tempo che trovano, cioè alla fine di questo... Avrebbero lasciato la loro testa sul pavimento se non mi fossi trattenuto. L'ho sentita durante il primo Avengers, ancora ricordo, ma quando arriva Batman durante ma il primo che Avengers? Cioè, nel senso, voglio dire. Ma ci sono di persone meravigliose, a me è questa, ora vado un po' off topic, però io ho caricato, sempre per parlare di assurdità, no? Ho caricato la recensione di Escape Room 2, gioco mortale, che sono andato a vedere al cinema. Se il primo era un film anche di intrattenimento godibile, il secondo non mi è piaciuto per nulla. Già 3 persone mi cominciano a scrivere, ma Paolo, ma tu hai visto un altro film? E io mi dico, ma perché mi dicono questo nei commenti? Ma Paolo, ma non è così, ma Paolo, ma quello che tu dici non è vero, ma c'è un finale diverso. Insomma, perché loro hanno visto un altro Escape Room. No, l'ho pensato anch'io. Loro si sono visti quel film lì, in streaming illegale, ovviamente, in streaming c'è 26 minuti di differenza sul finale. Ho trovato un articolo su internet in cui la versione che gira su internet ha un finale completamente opposto, quindi si è risolto l'arcano, però per un attimo mi sono sentito per pensare al parere della gente. Perché hanno caricato in streaming la director's cut, non ho capito. No, non è una director's cut proprio... Ci sono proprio due, il film è diverso se te lo guardi su internet, sono due, non so quale sia peggio fra i due, però ho trovato un articolo che dice che in home video in America, o comunque sulle piattaforme streaming, non ho ben capito, quelle legali ovviamente, è uscita un'altra versione in America, mentre quella che è stata mandata nei cinema italiani... Geniale! Guarda che se può consolarti, io dei franchise che non seguo, non è che mi interessi molto, però a me sembra, giuro, mi sembra che esca un escape room ogni anno da 6 anni. Giuro, mi sembra che ne stia uscendo uno ogni anno da 6 anni. Sì, ma c'è un franchise omonimo, che è reperibile su Prime, c'è un franchise omonimo, però... Io ho visto una trilogia in Blu-ray di un altro non è escape... quella, non è quella. Infatti questi sono altri escape room. Questa è escape room del regista di Adam Robitel, del bruttissimo Insidious, l'ultima chiave. Il regista lì fece Se non sbaglio, nel primo escape room che stai citando tu c'era la Deborah Van Hall, la Karen Page di Daredevil. Stai parlando di è il seguito di quello, esatto. E il primo film secondo me era anche godibile, cioè un film così, a te non ti piace, vabbè, per io me proprio
non ho voluto vedere il 2 perché dopo il primo, primo allora il secondo allora ti spareresti il nelle primo resta lì proprio, questo per dire i commenti della, che sembravo sbagliato io, no, tu hai visto un film diverso, io che sono andato al cinema ho visto un film diverso, non è che magari bellissimo, comunque vabbè, ho interrotto no, Angel dai io voglio sapere da Angel, l'ho citato all'inizio visto che prima abbiamo parlato di film inimitabili che non potranno più ripetersi per la loro magia, per tutta una serie di coincidenze anche sfortunate che hanno reso il film cult, leggendario, film tra l'altro di cui rammento questa cosa, c'era una ragazza più grande che al tempo faceva le medie, che non so perché desse confidenza a noi, che aveva scritto sul diario tutto il dialogo iniziale, mi sto riferendo al Corvo, al film del Corvo, e c'era questa cosa del leggende su leggende metropolitane di dove fosse morto Brandon Lee, del fatto che fosse presente il fotogramma della sua, tutte stupidaggini assurde, però è un film che tra l'altro anche questo io me lo riguardo almeno un paio di volte l'anno tutti gli anni, l'abbiamo rivisto di recente con un paio di persone che l'avevano già visto e con una serie di persone che non l'avevano mai visto in vita loro. Pensate. E tutti hanno concordato nel fatto che, nonostante insomma gli effetti a destra e a sinistra, fosse invecchiato benissimo. Mamma mia. E tutti ricordo. Altresì hanno concordato che per fortuna il remake con Jason Momoa, per quanto io ami Jason Momoa, non abbia visto la luce, perché se penso a un Jason Momoa che deve fare Eric Draven, a parte che, sempre per scherzare, mi è sempre tornata in mente la scena iniziale in cui ho detto, vabbè, arriva, non è appunto Brandon Lee, è Jason Momoa, già la scena iniziale sarebbe diversa, lui che arriva, picchia tutti, film finito, dura 10 minuti il film, stop. Però a parte questo, è uno di quei film che hanno, ecco, il Corvo hanno provato a replicarlo in tutti i modi possibili, a 4 seguiti, uno peggiore dell'altro, esatto. Per quanto forse il 2 sì, perché Vincent Perez comunque a livello come physique du rôle ci stava, il plot del terzo era sulla carta interessantissimo, la resa Eric Mobius come protagonista, e era bello il fatto che incolpassero lui della morte della fidanzata e quindi lo condannassero alla sedia elettrica, il plot era molto bello sulla carta, perché poi tipo, la resa schermo era terribile. Il quarto non doveva minimamente esistere perché è una sorta di remake reboot. Provarono anche a fare il quinto, qualcuno lo vide, gridarono allo scandalo, quindi il quinto, del quinto tagliarono via dei pezzi e divenne la prima puntata pilota di Stairway to Heaven, la serie del Corvo. Esiste una serie che conta circa 20 puntate ed è una roba di una bruttezza. Sì, perché praticamente la storia del Corvo, che noi conosciamo, si esaurisce nell'arco delle prime 2 puntate. Che bellezza. Poi ci sono altre 18 puntate in cui sembra un procedural con il Corvo e tu dici, ma perché lo sto guardando? No, io non lo riguarderei mai, non lo riguarderei lo mai. Solo per farmi del male, per dire, voglio... So già che prenderò una batosta, ma la voglio prendere con consapevolezza. Io l'ho visto per completezza, diciamo così, però francamente il Corvo è veramente stato uno di quei franchise che hanno provato a spremere in ogni modo possibile e non mi spiego come... Perché a parte il primo, che ebbe un successo strepitoso, e il secondo che alla fine rientrò nei costi, tutti gli altri, serie TV compresa, sono stati dei flop, quindi io... Non mi sono mai spiegato il fatto del dai, riproviamoci, sì, dai, rifacciamolo. Ma ricorda, dai, sì. Non si può spremere per sempre. Esatto. Ah, non dai. È vero. Come rovinare proprio una frase cult. Non si può spremere per sempre. Esatto, quindi speriamo che ora resti a riposo il Corvo, che non ci siano in vista. Purtroppo ho già saputo, però sono quelle indiscrezioni, quegli articoli letti che non sai bene la fonte, che dopo la rinuncia, insomma, il progetto naufragato di Momoa, in teoria è ancora in cantiere, ma devono cercare qualcuno che al posto di Momoa vada, insomma,
a rilevare l'eredità. Sì, beh, ci sta benissimo l'eredità di Brandon Lee, secondo me. Ma non perché non possa essere fatto, ma quello è un film... Colpo di scena assoluto, è tornato Andri. Bentornato! Mamma mia, sembra Andri, ma non è. Eccolo. Esatto, sono un clone che praticamente è andato a prendere l'altro originale e ha detto: guarda caro, che siccome sei tornato a casa prima, c'hai una bella live, torna a casa. E io ho detto no, e allora è andato il clone, eccomi qua. Ok, non ci ho capito un cazzo, ma va bene uguale. Ma indipendentemente da questo sei tornato proprio perché eravamo ai giri finali, però almeno un altro giro e qualche domandina del pubblico te la becchi. Quindi grazie per essere qua. Stavamo parlando del Corvo, intanto mentre non c'era abbiamo parlato... Vabbè, non te lo diciamo, anche di Godzilla, dovevi esserci prima. Abbiamo parlato di Godzilla, no. Di Roland Emmerich. Esatto. Però dai, parlaci di The Space, Godzilla. Ah sì, sicuramente parlo di Space Godzilla, che praticamente tipo mi ha chiesto di parlarne tra Avatar tipo 280 volte, perché è una perché cosa sempre molto... bello sentire, perché è sempre bello sentire quella storia. Però direi, e poi do la parola ad Andre perché è tornato e voglio sapere il suo film, di mostrarvi questo film qua, perché non si può non parlare, non ditemi che era solo per me importante questo film, perché se vedete questo volto... Ditemi che, ok, piccola peste. Ora io da bambino ero affezionato anche a Piccola Feste si innamora, che rivisto oggi è davvero, davvero. Cambiava anche Junior, cambiavano tutti i personaggi. Però ecco, il padre restava, vero? Il padre restava, esatto. Era il padre che restava. Però ecco, il padre cambiava. E infatti mi sembrava cambiasse anche allora. Piccola Peste, e Piccola Peste torna a far danni è John Ritter, poi quello dopo è un altro, anche perché purtroppo l'attore il nonno, era... il nonno, è vero, il nonno. Okay. Il nonno restava. Okay. E mi ricordo che i primi due tra l'altro non erano nemmeno così tanto da bambini, cioè non erano nemmeno fin dell'infanzia, io non lo rivedo da quei tempi, ma mi ricordo tipo nel 2 la scena sulla giostra che si vomitavano tutti addosso. Che schifo, sì. C'era proprio bello grottesco come piace a me, di quella roba anche un po' cattiva come piace a me, mi ricordo anche un po' di parolacce, Junior che mostrava sul davanzale, insomma, col proiettore sua sorella a fare l'amore col fidanzato in camera. C'era... Ma chi non vorrebbe un bambino che entra nella stanza del preside e dice ciao faccia di cazzo? Mamma mia, io devo rivedere. Ma infatti, in teoria ce lo vorrebbero presentare non come il povero bambino incompreso, ma in realtà ragazzi avevano ragione gli altri, cioè lui era un pezzo di merda, esatto. Alto 1,20 m, ma vaffanculo! Poi cercarono di fare un qualcosa di diverso con Piccola Peste si innamora, edulcorando il tutto. Lui era tutto per bene, si innamorava. No, io volevo il Junior pezzo di merda. Esatto, quello non l'ho voluto vedere perché per me Piccola Peste era lui. Quindi cambio dell'attore per me non era più. Certo, però... Invece, per restare in tema con l'immagine di Angel, Kevin aveva assolutamente ragione a odiare quelle merde della sua famiglia. Cioè, ma vi immaginate una sorta di Avengers con Kevin e Junior insieme? Vabbè, e aggiungo un altro nome, quel nano infame, non so se l'avete visto. Sì, l'ho visto quel nano infame, l'ho visto. Anche quel nano. Ok, falsaria. Sarebbe il top. Però Andri, sei tornato, quindi intanto dico al pubblico che noi intanto parliamo, ma se volete fare le vostre domande, noi tra un film e l'altro vi rispondiamo, diciamo che in questi ultimi 10 minuti rispondiamo alle vostre domande, 10 minuti, un quarto d'ora rispondiamo alle vostre domande, intanto noi andiamo avanti, voi però fatele. Volete usare la super chat? Potete, altrimenti fatele lo stesso e poi sceglieremo. Mentre con la super chat leggeremo la vostra. Andri. Per quanto riguarda qualche altro film dell'infanzia, tu hai citato fuori Piccola Peste, che io è uno dei film che veramente vedevo tante volte. Mi piacevano i dispettini, mi piaceva il fatto che un bambino da solo poteva fare tutte quelle cose. Ero un fan di questo filone, tipo, ragazzi, Dennis la minaccia. Cioè, che in realtà era quello che mi piaceva. Aveva ragione il signor Wilson. Sì, effettivamente, anche se però Kevin era, cioè, non Kevin, aspettate un attimo che mi chiama mia madre, ovviamente. Ecco. Vai, vai. Signor Wilson, c'è stato un malfattore. Mettiamolo. Mamma,
cosa vuoi? Che sono qui che faccio la diretta, non rompere, ecco. Sì, dopo si va a mangiare tutti la schiacciata, ecco, del colombo. Ecco, no. Ecco. Come qua. Eccolo. Stavo dicendo. Sì. Stavo dicendo. Il buon Dennis pensando, ok, Junior era un pezzo di merda mentre il bambino no, però a me non me ne fregava niente, potevano essere, avevano, i bambini hanno sempre ragione, quello è quello che pensavo da bambino. E invece a me da bambino Dennis la minaccia non mi ha mai fatto impazzire, ero molto più in fissa con mamma, ho preso il morbillo che rivisto oggi non so cosa potrebbe, vabbè. Sì, diciamo che era il morbillo per ribrezzo probabilmente. Ma guarda, pure io adoravo mamma, ho preso il morbillo, non quanto mamma ho preso l'ero, però l'adoravo. Vabbè, Dennis certo. La minaccia, non mi diceva niente Dennis la minaccia, però mi piaceva troppo la parte finale con l'atro, perché sempre quel punto enorme. Era Christopher Lloyd, ricordiamolo. Sì, il divino Christopher Lloyd che mangiava fagioli fino a scoppiare, faceva scorregge con il fuoco, vabbè, robe stranissime. Ecco, il coltello nel culo. Ma a un certo punto Dennis lo tortura quel cazzo di ladro, ma ci credo, c'è la miseria. Però un altro film che da bambino adoravo e di cui nessuno si ricorda, nessuno, nonostante sia un cult della mia infanzia che mi faceva impazzire, è Elio Drago Invisibile, ragazzi. Bellissimo. Mai visto, purtroppo. No, non l'hai mai visto. Vabbè, nessuno se lo ricorda. Ci hanno fatto lo ricordo poco, però sì. Praticamente sì, Paolo, era uno di quei film tipo Mary Poppins o Pommi d'Ottone in cui c'era un cartone animato che interagiva un po' col bambino, praticamente c'era questo bambino che aveva appunto come amico più o meno immaginario, in realtà non era immaginario, era vero, questo drago animato che però era invisibile a tutti tranne che a lui. Ecco qua, eccolo lì. Infatti. Caspita, sì, che tra l'altro vedendo le foto ho anche capito, però non l'ho mai visto. No, era molto bello, mi piacevano i musical, erano strani quei criminali, molto pazzerelli, tra l'altro quei cattivi di cui tu sai di aver paura, ma allo stesso tempo ti divertono, quindi è una cosa carinissima, a differenza di ladri. La banda fratelli dei Goonies. Cosa? No, tipo la banda fratelli dei Goonies. I Goonies, che bellissima. Immagino che ne abbiate parlato normalmente dei Goonies. Ancora no, non abbiamo ancora parlato dei Goonies. Non abbiamo ancora parlato dei Goonies. Ah no, però io prima devo dire una cosa al buon Angel. Sì? Mi dica. Io prima, di sfuggita, proprio mentre stavo in dolce compagnia, ho messo la live per vedere come ve la stavate cavando. Chi ha detto che Godzilla contro Kong è un film senza cuore? Chi è che l'ha detto qui? Scusatemi, secondo me è un film fatto senza cuore. È un film in cui, dal mio punto di vista, è un film in cui hanno tentato di sfruttare l'onda di ciò che stava avendo effettivamente successo, inserendo personaggi chiave. Successo a livello di cult, perché comunque se tu cercavi qualcosa per il Monsterverse, salvo appunto non vai su la filmografia giapponese, alla fine c'è poca roba, insomma, intendo di film nuovi, e hanno avuto l'accortezza di non fare un ricambio cast per diciamo il parterre di umani, ma non funzionano più inseriti in quel contesto lì. Mi dispiace, ma Kong Skull Island secondo me se lo mangia 2, 3, 4, 10 volte. No, ma guarda, io in realtà sono d'accordo con te, perché Kong Skull Island se lo mangia Godzilla contro Kong, i personaggi sono brutti. No, ma anche proprio a livello di cuore, secondo me, cioè non anche tanto a livello di tecnicismi. A livello anche di messa in scena, di rispetto verso i personaggi che sono così importanti. Cioè, Godzilla, allora parliamo di King Kong, che è un, anche se non sono un esperto, però come possiamo definirlo King Kong? Cioè, come si identifica King Kong? Un mostrone? Come si identifica, voi che siete esperti? Un mostrone mi sembra gergo tecnico. Un gorilla, ok. Cioè, un gorillone. Iniziare il film e mostrarlo così, subito, spiattellato, senza nemmeno il desiderio dell'attesa. Cioè, io non dico. E se si vede poco in Godzilla non va bene, no, se si vede subito non va bene, allora non siete mai contenti, cazzo! Non dico che
avrebbero dovuto fare come Jurassic Park. Eh no, me l'avete menato che il Godzilla si vede poco, però, adesso si vede tanto, chiudete tutti la bocca, stronzi, perché non ne posso più. Con lui che si gratta i coglioni, cioè con King Kong che si alza e si gratta e sembra la pubblicità dell'orangotango del Crodino. Cioè, raga, che non ho detto una cosa importante. Godzilla contro Kong è un film scritto di merda, è uno dei peggiori film della saga di Godzilla a livello di cose. Aspettate, però c'ha cuore, perché se tu non sei un appassionato di Godzilla, quelle scene con Godzilla e Kong non le tiri fuori, ragazzi. Ma proprio no, neanche zero. A me non hanno, francamente, devo essere sincero, a me francamente non hanno esaltato. A me è piaciuta la scena in cui King Kong, poi stiamo andando off topic da morire, però mi è piaciuta, per dire, la scena in cui Kong porta, anche lì, è assurdo che Kong faccia da guida, per i motivi che spiegano anche all'inizio, è assurdo questo, non può uscire, sì, facciamo fare a lui la guida, però indipendentemente da questo, il momento in cui li trasporta, insomma, c'è questo momento quasi onirico, no? In cui si finisce in questo mondo che non ricordo come si chiami, il sottosopra, esatto, quella scena lì, visto che la gravità fa il cazzo che è vuole. L'unica scena che mi ha veramente colpito, perché poi anche per quanto riguarda i combattimenti mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più, se penso anche all'altro cattivone finale che non fa tempo a mostrarsi, che è già sconfitto. Però indipendentemente da questo, potremmo parlare poi del Monsterverse meglio, però io volevo tornare su qualche film. Intanto vedo che c'è una domanda, Paolo, perché sai, quando si tocca Godzilla io so nelle discussioni Balance che ti dice, devo conoscerlo questo Balance di Harmony, che non so chi sia. Secondo me ha ragione, secondo The me. Mask, ma assolutamente sì, così a naso, ed è assurdo non aver ancora nominato The Mask, è assurdo non aver nominato. Ma esiste solo il primo, no? Hanno fatto solo quello, ragazzi. Sì, io il 2 l'ho visto anche al cinema, ci pensi? Porca davvero, ma cioè consapevolmente o... Ma ero ragazzi, bambino. Il 2 è il miglior Loki cinematografico, altro che Tobey sto ragazzi, con Bob Hoskins che fa di... Oltre a Loki, più mi sforzo forse di immaginare un universo nel quale esiste un esiste un universo nel quale Jim Carrey ha fatto il sequel invece di quella schifezza con Jamie Kennedy, io forse un giorno mi sveglierò e sarà vero. Io dico che tra i film di con Jim Carrey che sono stati sequelizzati, se esiste il termine sequelizzati, no, come si dice? Lo facciamo esistere. Esiste. È un neologismo, esatto. Lo coniamo. L'unico che salva è Un'impresa d'addio, anche se non c'era Jim Carrey. Un'impresa d'addio. Vero, molto carino, molto carino. Sì. Ragazzi, è un sequel che prende il senso del primo film e lo manda a fanculo, perché il senso del primo film è: non bisogna fare queste opere gigantesche per essere Dio, bastano le piccole cose. Secondo film, fai l'arca gigante che lo vede tutto il mondo. Sì, lì sì, però a livello di film di intrattenimento, secondo me, di commedia di intrattenimento, funziona alla fine. Mi dicevi, Andre? No, però aspetta, Paolo, tu quando dici i film sequelizzati con Jim Carrey, intendi quelli senza o con Jim Carrey? Perché ci sarebbe Ace Ventura. Senza Jim Carrey. Ah, ok. Ace Ventura Missione Africa, con tutto che è peggio del primo, però ha le sue cose. Però sapete che io The Mask 2 lo adoravo da bambino? Vedi, lo adoravo da bambino. Anche io. Da bambino. Io dicevo, ma perché minchia non c'è Jim Carrey? Così dicevo da bambino, però allo stesso tempo mi divertiva tanto. Quello era il motivo perché a me non piaceva, perché non c'era Jim Carrey. Era il motivo proprio... Vedere questo nato pazzerello, schiattavo delle risate, poi ho paura di rivedermelo, perché l'unica cosa di cui sono certo è che l'attore che interpreterà Loki recita da Dio, perché era un caratterista mostruoso che non so dove cazzo è finito, non c'è più. The Mask l'ha ucciso, purtroppo, mi dispiace, ecco, però ho paura. Credo che The Mask abbia ucciso molte persone. Poi nel secondo il protagonista era Randy di Scream, comunque. Sì, sì. Jamie Kennedy. Sì. Sì, il film ha ucciso la sua carriera. Il mio abbonato Winter Wolf ci chiede, ragazzi, non so se lo avete mai visto, un film importante della mia infanzia è stato un film per la TV, Jack e il fagiolo magico con Matthew Modine. Lo avete visto? Neanch'io non l'ho mai visto. No. Mi spiace, qualcuno di voi lo ha visionato? Non mi sto ricordando. Dovrei vedere un'immagine per sapere se l'ho visto o no. Però di questo vi starete ricordando sicuramente.
Vabbè. Come si fa a non nominarlo? Come... Oh, io, allora, ragazzi, io sento dire da bambino poteva piacere, ma rivisto oggi è orribile. Io, per curiosità, visto che nei prossimi giorni non ho ancora visto New Legends, lo andrò a vedere al cinema. Io l'altro giorno mi sono fatto la doppietta Space Jam e Looney Tunes Back in Action. Per quanto Looney Tunes Back in Action sia superiore, per l'amor di Dio, non dico niente. Io, così orribile, anche rivisto oggi, Space Jam non l'ho trovato. Può avere i suoi difetti, ci mancherebbe altro. Il nostro Michael Jordan sembra un lampione più che un attore, perché cioè, parla come un lampione, cioè, non sembra un muro, non ha niente dell'attore. Però, indipendentemente da questo, posso dire che questa storia così semplice è altamente godibile, si lascia guardare il film e chi se ne frega se ha qualche imperfezione, perché per me anche per... Non è che ha qualche imperfezione, è un film in cui Looney Tunes si mettono a 90, oh Michael Jordan, noi non siamo degni di te, tu sei il più figo di tutti, ma te la fanculo, va? Ma che male c'è? Cioè, era il ma no, che male c'è? Sì, stai dicendo che un pelato di 2 metri che sa tirare la palla in un canestro è più figo di Bugs Bunny. Beh, da fidato in un contesto. Aspetta, il tempo, però era un qualcosa di assurdo. Non me ne frega un cazzo, cioè, tu non mi puoi dire che Michael Jordan è più figo dei Looney Tunes, ma andate a cagare. Lo difendete solo al tempo Michael Jordan. No, al tempo Michael Jordan era, cioè Michael Jordan è un fenomeno di costume per il basket, Michael Jordan ciò che è stato Bruce Lee. Non puoi dirmi che è più figo dei Looney Tunes. Però effettivamente è dalla convenzione di Ginevra. Effettivamente il film i suoi difetti ce li ha, lo ribadisco, era un grande spot verso l'NBA, Michael Jordan, che poi in quel periodo lì, se non erro, era la fase in cui si era ritirato, poi è tornato. Sì, infatti è presente nel film, sì. Per me, cioè, poi pensiamo che grazie a Space Jam è stata composta I Believe I Can Fly, comunque era colonna sonora apposta per il film, musiche per il film, e anche proprio... Sì? Fosse inserita dopo. No, era per il film, sono andato a leggere l'altro giorno, è proprio stata scritta per il film, così come la classica Space Jam, quella che... Quella comunque non mi spiego una cosa, io sono veramente perplesso. Poi mi rendo conto che sia un'operazione oggi irripetibile, irreplicabile, a proposito di film che non possono essere più fatti. Space Jam, anche film... Anche, ecco, l'ultimo che mi viene in mente con una tecnica simile è quello di Tom e Jerry. Che ancora non ho visto. Non ho ancora visto. A me non è piaciuto, sinceramente. Però c'è sempre l'impressione, appunto, di vedere questi cartoni appiccicati nei pressi degli attori in carne e ossa, o viceversa, l'attore in carne e ossa che si muove vicino a questi cartonati animati. Io non capisco, e l'ho rivisto anche questo poco tempo fa, come invece in Chi è incastrato Roger Rabbit ancora oggi l'effetto sia 10 volte superiore. Ma no, perché lì c'è Robert Zemeckis alla regia? Lì Zemeckis sbizzarrito. Sì, però a livello, sai, a livello di tecnologia, a livello comunque sia di trovate che ormai fanno parte di un certo linguaggio, sia seriale sia cinematografico. Ma quando è un regista competente che sta lì e te lo cura, la differenza è tutta lì. E io continuo a sostenere che un film del genere, quindi cartoni, proprio che sono dichiaratamente cartoni, neanche come appunto in Mary Poppins, in cui erano cartoni ma nessuno ci faceva caso, ma proprio appunto alla Space Jam, Looney Tunes Back in Action, Roger Rabbit, al giorno d'oggi dovrebbero fare un film diretto da Lord e Miller. Sì. Se lo fanno loro, sono gli unici, secondo me, che sarebbero in grado di... Sarebbe interessante. Teoricamente lo hanno già fatto e si chiama The Lego Movie, però quella è un altro stile, quello è lo stop motion. Però lì non è proprio animazione, parlo proprio... A parte il fatto che Lego Movie è la miglior marchettata a livello, a livello anche artistico. Quindi... Beh, ragazzi, io avete parlato, perché anche se avevo staccato la telecamera stavo sentendo tutto quello che avete detto, per quanto riguarda il primo Space Jam, che... È tipo, da bambino era una delle seghe del mio cuore, proprio enormemente. Proprio che meraviglia, mi è proprio immaginato la scena. Eh sì, esatto. Ecco, da bambino lo adoravo tantissimo, anche perché la questione Michael Jordan che è più figo di Looney Tunes, a me non... cioè, io volevo guardare solo i Looney Tunes e pensavo che Michael Jordan fosse figo giocare a pallacanestro, e ce n'erano figa, ma i Looney Tunes continuavo a guardare a bocca aperta, fotte sega di Michael Jordan, da bambino, ecco. Infatti, dillo agli autori del film.
Vabbè, ma al diavolo, quale bambino? Ma quale bambino guarda più Michael Jordan? C'è un scemo il bambino. No, scusate a tutti i bambini che guardavano Michael Jordan. Scusate, ecco. Ma a parte questi, sono gli autori che mettono tutte quelle scene inutili delle A me sai che invece piaceva proprio il fatto che ci fosse, perché ricordo che prima dell'uscita, adesso però sono passati tanti anni, un ricordo molto nebuloso, mandarono, non mi ricordo se sulla Rai o su Mediaset, una sorta di biopic brevissima di una ventina di minuti con Jordan, gli estratti da varie partite, e io ricordo che la mia impressione da bambino era che questo tipo volasse. Cioè io vedevo Michael Jordan e pensavo che facesse cose che un essere umano non poteva fare. Quindi vederlo inserito all'interno in realtà del film non mi faceva pensare no, mi guardo solo Looney Tunes e non mi interessa di Michael Jordan. Anzi, mi piaceva proprio l'interazione fra loro, perché era parte. Certo. Era come... sì, No, ma io ho esagerato giusto per andare in contrasto con quello che diceva Ale, ma in realtà io sono completamente d'accordo con te per una cosa. Allora, non è che io pensavo che Michael Jordan fosse speciale con i Looney Tunes, io pensavo che Michael Jordan fosse speciale grazie ai Looney Tunes, perché da bambino pensavo, ma scusate, qui ho un uomo che sta giocando a basket con i Looney Tunes, era questo il fascino, perché io pensavo da bambino anche, che praticamente potevi incontrare i Looney Tunes da un momento all'altro fuori. Infatti era splendida la scena in cui andavano a trovare i Looney Tunes, andavano a trovare i bambini Michael, era fantastico. È vero. E mi piaceva tra il fatto che Michael Jordan hanno davanti Bugs Bunny e Daffy Duck, sono lì così. Tanto gli dicono, i Looney Tunes devono fare una partita di pallacanestro e vostro padre giocherà con noi. E gli espressivissimi bambini. Oh, bene. Io avrei voluto sulla neve con Alberto Tomba. Come sarebbe stato? Tra poco vi dico una cosa molto carina, ma io ci stavo arrivando a quella cosa. Invece io, Ale, da bambino adoravo quella reazione dei bambini, perché era come se i bambini credessero proprio che incontrare i Looney Tunes per strada fosse normale. Fosse normale. E quindi io automaticamente pensavo, cazzo, ma io posso veramente incontrare i Looney Tunes? Come era normale in Looney Tunes Back in Action. Lì era normalissimo incontrarli. Ma lì perché è una cosa che ha incastrato Roger Rabbit. Ma anche a me, ripeto, secondo me siamo troppo cattivi con Space Jam, c'è molto. Ma vogliamo parlare anche del piatto forte, soprattutto di Space Jam. Oggi non so, anche tutti quanti i titoli che citiamo sono fissato con Comic Relief, però mi sono rimasto proprio nel cuore Michael Knight. Michael Knight, Nedry di Jurassic Park, assolutamente. Stan Podovac. Sì, assolutamente. Ma lì anche Bill Murray nei panni di se stesso. Beh sì, quando arriva Bill Murray, esatto. Poi ricordiamo che in italiano c'è il capo dei Monsters che dice non c'erano abbastanza pagliacci in questo film, se lo senti in originale, ma che ci fa qui dei Croyd? Ah, ok, vedi. Anche non ci resta che piangere, ma questo l'abbiamo visto tutti, non ci resta che piangere. Vero. Andrea fa una faccia come a dire non l'ho visto. Non da bambino, in realtà. Però non era però un mio film dell'infanzia, sono sincero. No, infatti, quello stavo pensando. Sono dimenticato un film clamoroso che magari lo guardavo solo io, ma io me lo rivedo anche oggi. Lo so, sono fissato, è una trilogia, però io questa cosa qua me la rivedo anche oggi. Ve la mostro subito un attimo. Allora, ecco qua. Trilogia. Senti chi parla, cioè io veramente ci sono. No. Io chi parla lo amavo, ma proprio del tipo che poi me li sono comprati in DVD quando ho visto che era uscita la trilogia e me li riguardavo in loop. Io ero proprio il primo e il secondo. Il terzo era e poi perché il terzo era quello con i cani? Con i cani, senti chi parla adesso c'era Pozzetto che faceva. No, forse anche quando ero piccolo il terzo era in realtà. Carino, però erano i primi due migliori, Io l'avevo subito stoppato perché dicevo, perché mi era capitato il terzo, che arrivava questo cane, e io dicevo, qualcuno mi può spiegare perché un cucciolo di un mese ha la voce di un vecchio? Così lo guardavo. Però allora se tu guardi il primo, Paolo Villaggio, che dà la voce al neonato. Esatto. Non so lei, ma io sono distrutto. Sì, mamma mia, con I Get Around, cioè veramente era fantastico. Quello sapete chi era in originale il bambino? Era Bruce Willis, no? Esatto. Sì, Bruce Willis. No, però comunque il soggetto di per sé è divertente, quindi me lo guarderei. Però una cosa riguardante a quello che avevamo detto prima, no, perché la questione
del superuomo detto da Michael Jordan, detto da Angel, che adesso è appena diventato Michael Jordan grazie alle mie parole. Ecco, sono anche Michael Jordan. Esatto. Però ripeto, io adoravo il fatto che fosse Michael Jordan a essere reso speciale da Looney Tunes, perché poi si allungava, perché lo diceva Bugs Bunny, questo è il mondo dei Looney Tunes, può essere qualunque cosa. Allora, quindi io vedevo Michael come messaggero, che io potevo entrare in quel mondo. E meno male che non ho cominciato a scavare nelle buche, perché ci sarei arrivato con una cosa del genere. Era un po' dimmi Andre, poi ti rispondo. No, finisci, poi no, ma perché volevo dire, te dicevi, è già strano che non ho guardato nelle buche, no? È un po' come quando, e ora metto un attimo la foto di un film che mette tanto d'accordo tutti, eccola qua cioè, ne abbiamo parlato anche in altre live, quindi lo so, però è come quando io metto questa cosa qua e guardavamo i nostri giocattoli sui letti uscendo dalla stanza sperando si muovessero. Toy Story, altro capolavoro assoluto, infanzia. Che altro, io entravo sperando che non riuscissero a rimettersi a posto. Mamma mia, io ho di là il Woody e Buzz, i giocattoli, ora nell'altra stanza, e vi giuro, ogni tanto quando sono lì spero che si inizino a muovere, proprio è fantastico quanto anche oggi spererei dentro di me di vederli animare. Mamma mia, una grande trilogia. E sottolineo trilogia. No, per me quadrilogia. Il quarto è un altro grande film. Anche sì, esatto. A me anche il 4 non è dispiaciuto. A me è la demenza senile. Il quarto lo dico quasi più del 3. Ma adesso non diciamo per me il finale quarto del quarto molto bello. Però. Se non erro, nella live che facemmo a tema Toy Story, lo misi prima del terzo, però non ricordo bene. Comunque sono la morale dei primi Toy Story, morale dei primi tre Toy Story: per un giocattolo essere giocato è la cosa più importante. Morale del 4: viva la figa di porcellana. Ma no, ma lì vabbè, questo ora sei cinico. Cinico, la morale è estratto dal suo contesto. Esatto. Woody e Buzz che si separano è una cosa, mamma mia. Vabbè. Comunque, scusami Andre che ti ho interrotto. Però una cosa, perché vedi, è anche il cross, perché domani sul canale di Mattioschi, prima puntata a tema Ritorno al Futuro. Mamma mia, bello, vedi. Non lo sapevo. Inizieremo dopo aver finito Jurassic Park con Ritorno al Futuro. Almeno tre film. Lì tutti saremo d'accordo, presumo. Metto subito anche una foto. Come si fa? Guarda, sarebbe stato molto divertente, perché io sono un grande fan di Jurassic World. Volevo dire, andiamo avanti. Okay. Che bestemmia fai? Non bestemmiare in sta live. Mi permetto, dopo che Michele ha bestemmiato per me, ha tutto il mio supporto. Ok, quindi allora. Michele fa cagare, semplicemente avrete detto che sono meno cagosi. Ma sì, anch'io Jurassic World me lo sono visto, mi ha intrattenuto, ok, non mi darà mai, non avrebbe mai potuto darmi le vibes di Jurassic Park, è ovvio, però comunque sia come film di intrattenimento, soprattutto penso per un bambino dei giorni nostri che lo guarda oggi, funziona, può funzionare tranquillamente. Certo, ma non è ancora finita. Tutti, sì, quel buon film di intrattenimento, poi il primo è un capolavoro, quindi quello si fa a parte, eccetera. Ma una cosa, a differenza, quando uno fa le pulci, adesso però mi connetto un film dell'infanzia, quindi non ti preoccupare, non esco topic. Quando uno fa le pulci a Godzilla contro Kong, non è che dico granché, perché io quando vai e cominci ad analizzare Godzilla contro Kong, trovi tante di quelle stronzate che anche io, Ale, ne abbiamo parlato, solo quel fatto che non ha cuore, che l'avevo preso un po' male, perché non avere cuore è un film in cui la più importante icona americana in un blockbuster americano perde contro Godzilla. Certo, no, cosa dici? Non è vero che perde, non è assolutamente vero, no, ti giuro, c'è ancora gente che pensa che abbia vinto Kong, non ho capito bene come. Andrea, sai quali sono i film che hanno veramente cuore? Dica. Film come questo. Questo è un film con un cuore. Sì. Vabbè,
grazie a sto capo. Questo no. È un grande film dell'infanzia, Dragon Heart. L'ho visto tante volte da bambino, però non stavo uscendo in topic. Dimmi. Paolo. No, scusami, non vorrei essere troppo... No, perché qui parli di film senza cuore, quindi... Ti è venuta, hai fatto bene, sì. Così. Ma, no, perché Angel prima aveva parlato di Tom e Jerry, del film che è uscito, e io da bambino amavo tantissimo il film, il film degli anni 90, animato, in cui per la prima volta vedevo Tom e Jerry parlare. Siccome era una cosa talmente rara, quando l'ho vista lo adoravo, perché appunto finalmente Tom e Jerry parlano. Invece... Una cosa, uno di quei momenti in cui mi dispiace essere non troppo. Non esistono. Vabbè, quella è un'altra cosa. Che poi da bambino li adoravo, la parodia di Fast and Furious. Però una cosa che mi dispiace è non essere cresciuto da bambino col film di Tom e Jerry che è uscito adesso, che Angel ha dato. Quello, per esempio, è uno di quei film che quando li guardo penso, cazzo, io questo da bambino l'avrei adorato tanto. Che poi, tra l'altro, io mi sono sentito fortunato a. Non essere un bambino oggi dopo aver visto quel film, mi sento abbastanza fortunato. Ma io mi chiedo, per Godzilla contro Kong capisco, che per Tom e Jerry, Gesù mio, Tom e Jerry si picchiano per tutto il tempo, io quello voglio vedere da un film di Tom e Jerry. Qual è il problema di quel film di Tom e Jerry? Io da un film di Tom e Jerry voglio vedere quello ben contestualizzato in vari momenti del film, non un film che si regge solo su quello, soprattutto se coinvolge degli attori umani, che sono delle macchiette, che sono inutili, e francamente per me dopo tipo 20 minuti stava iniziando a salire una noia terribile che poi si è protratta per tutto il film, perché a un certo punto appunto era solo quello, quindi nel momento in cui c'è solo quello, no. Torniamo nel discorso di Transformers 1, che quando l'ho visto, sì, bello e tutto, perché c'erano i robottoni, eccetera, però se poi lo paragoni a Bumblebee, perché altrimenti uno può entrare in quella logica, vabbè, ma ci sono i robot, si trasformano, no, figo. Sì, ma se c'è solo quello, il film non funziona. Deve esserci anche altro. Il problema è che non c'è quello. Il problema è proprio C'è anche quello, ma non basta. In Bumblebee... C'è tanto qua. Se ci pensi anche Bumblebee, tra virgolette, rispetto a scontri tra robot, eccetera, c'è un minutaggio estremamente limitato rispetto a tutto quello comunque che si vede. Comunque più che nei film è di minchione. Sì, ho capito, però funziona perché è un film fatto bene, con il cuore. Se ti basi solo su un aspetto, anche di un franchise di successo, che viene reiterato allo sfinimento nel film, perché ragazzi è questo quello che vogliono vedere... non hai capito il problema dei film di Disney è che non ci sono robot che si menano, ci sono militari che sparano i robot che ogni tanto si danno due sberle. L'ho portato come esempio per sottolineare la differenza tra il primo Transformers e Bumblebee, ma io non sono d'accordo più che altro con Angel, perché io penso che Tom e Jerry nel film siano contestualizzati bene, che siano molto divertenti e che soprattutto la storia tra loro due regga bene. Poi degli altri personaggi non è che me ne frega più di tanto, ma perché bambino vuole ognuno le proprie perversioni personali, cioè, ma ripeto, se il film, ecco quello è il punto, quando mi dicono che Space Jam è brutto, no? Il primo Space Jam, no? E che mi dicono è brutto perché è una trama della minchia, ma se l'obiettivo del film è divertire il bambino con i Looney Tunes e Michael Jordan che fanno la partita, il film raggiunge questo obiettivo, a questo punto il film si può reputare brutto. È lo stesso ragionamento che faccio col secondo Space Jam, che è pieno di stronzate, però il suo obiettivo è quello, quindi perché io lo dovrei valutare negativamente? Aspetta, il secondo Space Jam è quello appena uscito? Ma lì non c'è la trama nel nuovo Space Jam. C'è la trama nel nuovo Space Jam. Invece, secondo me, il secondo Space Jam su quei punti è più curato del primo film, perché almeno dà un po' di umanità di Michael Jordan. Secondo me, il nuovo Space Jam è tanto, cioè, tante marchettate veramente fino allo sfinimento e tanti specchietti per le allodole. Ma la trama del primo, nonostante la semplicità e la banalità, il nuovo Space Jam non ce l'ha. Cioè, c'è una partita che dura fino all'inverosimile. Cioè, anche lì. Ah, funzionava la cosa della partita mentre giocavano. Ok, facciamola durare fino, per carità, divertente, come se fosse un insieme di sketch messi assieme. Ma nel complesso, secondo me, a livello proprio di trama, di
non c'è paragone. E non sto dicendo non c'è paragone perché il primo Space Jam era un capolavoro. Io, con l'affezione da bambino che avevo per il film, wow, spettacolo. Però oggettivamente è proprio un filmetto. Ma se perfino appunto un filmetto ha una trama superiore a quello che poteva essere oggi un film, perché c'è sempre quest'ottica, secondo me, che è proprio sbagliata, il fatto che il bambino debba essere imboccato con qualcosa di stupido che lo faccia ridere perché così funziona. E tutto questo manda a ramingo la Disney, la Pixar, cioè nel senso, no, non ce ne frega niente, facciamo qualcosa per favore di stupido che faccia ridere i bambini dall'inizio alla fine, che è questo quello che funziona. Si può fare intrattenimento divertente anche in maniera intelligente per quanto mi riguarda, e tanto il film di Tom e Jerry quanto il secondo Space Jam per me non sono intrattenimento intelligente. Mi dispiace. Sì, ma non lo è neanche il primo Space Jam, perché la qualità è quella, perché anche se la trama del primo Space Jam... Ma non l'ho citato. Infatti ho detto, se perfino la trama del primo Space Jam è superiore a quella del secondo Space Jam, sì, era un tempo in cui non c'era ancora quello che possiamo godere oggi a livello di panorama cinematografico. Cioè, sì, i tempi sono cambiati enormemente. Abbiamo il potere di ciulare il talento dei giocatori di basket e diventare dei kaiju, ma non abbiamo mai usurpato il nostro capo. Ciao, sì, Gigi di Dragon. Ma non c'è... Ragazzi, non serve questa, cioè nel senso, vedi, sono tutte, questo no, significa fare il puntiglio, tutti questi espedienti appunto a un bambino alla fine non servono, però se non altro c'è una storia, e ripeto, non una bella storia di un bel film, però una storia che nel secondo Space Jam, secondo me, non c'è. Cioè nel secondo Space Jam ci sono fatti... Pam, 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 effetti migliori, ovvio, tanti momenti divertenti perché si ride un sacco, tante citazioni che la metà i bambini non capiscono, ma va bene uguale, però il punto è questo, che ancora oggi io vedo uscire un film come Space Jam e penso, ok, ma non siamo più negli anni 90, perché... Dice fuori tempo massimo, New Legend. Sì, nel senso, perché chi produce questi film pensa che un bambino oggi debba e possa divertirsi solo con roba del genere? Ma cioè, che debba fare l'intrattenimento stupido per i bambini? Non capisco. A parte che io non definisco l'intrattenimento stupido, perché le gag degli Looney Tunes sono un omaggio a molte gag che abbiamo visto negli anni 40, e qui gli Looney Tunes sono più schizzati. Ma tu ti rendi conto del discorso che hai appena fatto? Molte gag che abbiamo visto negli anni 40, eccetera. È il bambino di 6-7 anni oggi. Secondo te va a cogliere questo richiamo? Tu hai detto, considerando solo un omaggio... No. No. Angel. I bambini ridono con i Looney Tunes degli anni 40. Se ridono con i Looney Tunes degli anni 40, ridono anche con i Looney Tunes di adesso, che rispecchiano quel tipo di Looney Tunes che stanno ancora ora. Ma io non vedo nemmeno un bambino che vorrebbe vedere i Looney Tunes degli anni 40 oggi. Ma non è... Allora, quello che voglio dire è che, per quanto riguarda il discorso di Space Jam, che ho capito cosa dici, a parte che comunque un film non è formato solamente di trama. Cosa vuole un bambino per divertirsi? Perché Space Jam ha una trama, il secondo, una trama veramente stupida della minchia, ok? Però allo stesso tempo c'ha una cura migliore su determinati aspetti. Per esempio, prova a dare al personaggio, al protagonista, un'umanità, perché Michael Jordan era un cazzo di superuomo nel primo film. Vuole dare praticamente un messaggio, un rapporto tra padre e figlio, in modo che anche il padre, che poi non è alla ricerca di Nemo, per carità, però ci prova... Ma oggi ci vuole poco, ma oggi è troppo poco, secondo me. Un attimo, arrivo un attimo a parte, così poi do meglio il senso. Quello che hai detto tu sul fatto dei... Con tutto che una cosa che nessuno calcola è che Space Jam, il secondo, riporta l'animazione... È ripartito WhatsApp intanto. Ah sì? Finalmente, assa fa, meno male. Ecco, il fatto che poi Space Jam riporta l'animazione 2D su un altro stile che non c'è più per il grande pubblico, una cosa che ho apprezzato. Ma a parte questo, per quanto riguarda la questione dei bambini, è vero che non bisogna fare intrattenimento stupido per i bambini, però ripeto, se un film ha un determinato obiettivo per una cosa del genere, e lo raggiunge, secondo me non si può definire un brutto film. Altra cosa, il bambino si diverte con quello? Ok, l'importante è che hai la tua variazione, perché se il bambino si vuole divertire con una minchiata,
L'importante è che tu hai anche altri film da educare, in modo che il bambino non è che se tu gli togli Space Jam se tu gli togli Space Jam, il bambino non è che fa grazie papà che mi hai tolto Space Jam per mostrarmi film per famiglie più colore. Il bambino ti odia, quindi tu gli fai vedere Space Jam. Ma io non capisco perché le cose devono essere separate. Un attimo, aspetta, poi scusa che anche io ti ho interrotto, però scusami, però aspetta, voglio solo arrivare a questo discorso. Una volta che il bambino appunto ti odia proprio così, però tu gli lasci vedere Space Jam e poi gli lasci vedere anche film per bambini molto più curati, molto più belli, perché ogni film di Enzo Dalò, ma anche lo stesso Looney Tunes Back in Action, che è bellissimo, si incula queste opere, ma non per questo. È come lo stesso discorso che noi che guardiamo film di intrattenimento che sono più scemi rispetto ad altri, che cioè non è che sono tutti Mad Max e Fury Road, ci sono anche quei filmetti che sono fatti senza pretese ma che ti divertono. Poi ci sono i filmetti fatti veramente con il culo, su quello sono d'accordo, però secondo me quando un film ti pone un determinato obiettivo, poi ci sono quei film brutti. Ma qual è l'obiettivo del film? Perdonami, io non lo capisco, qual è l'obiettivo del film? Divertire un bambino con i Looney Tunes che fanno gag mostrare una parte. Vabbè. L'obiettivo del film, scusate, a livello di produzione. Qual è l'obiettivo del film? Guadagnare incassare, soldi. Penso. Ah, di produzione. Allora, incassare soldi, immagino. Sì, guadagnare. Sì, ma quello tutti, non è. No, quello. Esatto. Quindi, ecco, in proporzione appunto, al guadagno, il film, se, in base al tuo ragionamento, in proporzione al guadagno, il film vuol dire che guadagna tanto, ha funzionato, ha avuto un ottimo successo, è un buon film. Di quel tipo, giusto? Beh, ho capito. Perché questo è il ragionamento che stai facendo. Beh, ma no, nel senso, che... no, perché ragazzi, se uno deve prendere, nel senso, io voglio vedere siamo il film Vaccata, siamo un po' sì, eccetera, su. Cioè, nel senso, solo per dire che semplicemente per quanto mi riguarda, e qui chiudo perché sennò, appunto. Non voglio monopolizzare niente. No, ti mancherebbe. No. Io non lo perché ancora Space Jam New Legends non l'ho visto, però ecco... Io invece l'ho vista e secondo me queste cose non devono essere per forza separate, possono tranquillamente andare di pari passo senza alcun problema. Cioè l'idea del... No, guarda, intanto ti guardi questo, che è una vaccata, poi ti guardi questa qui che invece deve essere un po' più colto, che possa farti crescere. Secondo me le cose possono andare tranquillamente... quello che facevamo noi da bambini... Cioè, io da bambino guardavo questo e guardavo anche questo. Sì, ma siamo nel 2021 comunque, cioè questo è il fatto, è quello che facevamo noi da bambino, ma noi da bambini non è che avevamo tutte le piattaforme di streaming, non è che avevamo, cioè, oggigiorno con film che escono stile Free Guy, che è una cavolata, enorme Free Guy, però a me il film è piaciuto molto, mi ha divertito, mi ha intrattenuto. Anche a me. Un film come Free Guy ti fa capire che non serve la trama della Madonna, anzi... puoi riempire il film di easter egg, di gag, di cavolate immense e fare comunque un film che funziona. Però ci saranno sempre questi film più, come dicevo, certo, ma più certo. Più... Per me non è un problema che ci siano, tanto comunque effettivamente, lo so che è un po' cinico da pensare, però se fanno bene anche al box office, se ci sono anche questi film un po' più... così da Luna Park, un po' più popcorn movie, per me non è un problema. Ma assolutamente, a me piace Fast and Furious, quindi sì, nel senso, infatti, voglio dire, cioè, non è che... Scusa, però anche lì... Però anche lì... Esatto, cioè, sì. Lo stesso discorso che ha fatto Andrew, però Space Jam 2 no, Space Jam 2 deve essere fuori da questa cosa, tutto il resto va bene. Ragazzi, ma Fast and Furious... Ma Fast and Furious ha una trama comunque, anche stupida, trash, testosteronica, ma ce l'ha. Si dice ma quello è il problema, che è un film che vuole avere una trama. Quando lo sapeva, ogni retcon ha meno senso. Sì. No, comunque no, è stato interessante ascoltarvi. Io quando vedrò, ora guarderò Space Jam New Legends, io ne ho sentito parlare sia bene sia male, quindi vediamo un po' cosa mi... Io sono Team Andrew comunque. Ok, Team Andrew. No, ma su Space Jam sicuramente io approvo di più il discorso di Andrew, scusami, Angel, però... No, ma ci mancherebbe. Io direi che possiamo concludere, intanto ecco, così veloci, così, perché poi... Concludiamo... Vabbè, ovviamente non è una gara, mi piacciono questi confronti sul Se cinema, dovessimo sempre, rispondere a Samuel Varcase, senza anche argomentare, il nostro cinefumetto dell'infanzia, Spider-Man, anch'io, Kratos. Spider-Man 2, Andrew. Ne ho tre, anzi quattro. Devi sceglierne uno. Allora per forza il primo che ho visto, ma il primo che ho visto al cinema, il primo che ho visto a casa, va bene, vado di Batman di Tim Burton. Batman di Tim Burton, Angel?
Difficile. Sì, anch'io dico Spider-Man 2. Spider-Man 2, quindi io e Travatar l'1. Okay, ma più che altro perché l'uno è uscito che avevo 10 anni, il secondo era già preadolescenza, quindi faccio vincere l'uno solo per quello. Io direi di chiudere in bellezza, ringraziando anche la chat che ancora era lì presente, hanno fatto domande, però siamo andati avanti veramente presi dalla foga del discorso, quindi tanto ci saranno altre possibilità. Allora ti chiedo scusa Paolo, colpa mia. Figurati, a me piace ascoltarti, io ascoltavo con estremo interesse, ma figuriamoci, ringrazio ancora per le super chat, sia il caro Angel che ringrazio di cuore veramente. Ma io non ho fatto nulla. Non hai fatto, era Balance di Harmony, hai ragione, ma anche in parlare in parlando, ringrazio tutti voi e direi che possiamo concludere con questo film che, se non mette d'accordo tutti, è veramente imbarazzante, eh? Almeno spero. Vabbè, almeno Harry Potter, Harry Potter perlomeno, cioè Chris Columbus, io mi ricordo ancora i primi Harry Potter, i primi due di Chris Columbus, un mio sogno erotico sarebbe quello di vedere tutta la saga diretta da Columbus, quanto mi sarebbe piaciuta vederla tutta diretta. No, secondo me ha fatto bene ad andare via, bastava non chiamare gli bastava chiamare qualcuno con un po' però per curiosità, perché io ripeto, seppur abbia apprezzato tanti film oltre ai primi due, l'atmosfera e il clima dei primi due mi è mancato tantissimo. Cioè, quell'atmosfera di magia, quell'alone di fantasy proprio che riusciva a trasmettere Chris Columbus, non l'ho più ritrovato. A livello fotografico, di messa in scena, cioè... Vero. Cioè, con tutto... Vero. Intanto io vorrei un attimo mostrarvi in primo piano... questo, cioè guardate la bellezza, sembrava Massimo Ciccherini in cignolo, era proprio lì. Oh, cosa hai tirato fuori? Altro film dell'infanzia, sì. No, vabbè, io posso dire una cosa impopolare su Harry Potter e la pietra filosofale? Certo. Allora, no, cosa ho fatto? Ecco, c'è detto la cosa impopolare, no. stava per sicuramente parlarne male, qui no, vabbè, dai. Dici tutto, ve lo dico. No, in realtà lo amo, volevo solamente mettermi in tensione. Ok, vedi. Comunque nessuno ha citato il più grande cult degli anni 90, ovvero Super Mario Bros. Mai visto. Neanche io. Mai visto. Meno male, Io da bambino avevo la videocassetta registrata e l'ho consumata. E credo che le droghe usate in quel film siano illegali persino nel cartello della droga di Apache. Quindi. Ma poi Trevor Boskin sarà un grande Super Mario. Una volta chiusa questa live, sai quanti altri titoli ci verranno? Ma quanti? Pinocchio della Disney, il Grinch, Una settimana da addio. Quanti me ne dai? Di Benigni. Mrs. Doubtfire. Spectre Gadget. Jumanji e Subbevi, assolutamente sì. Frankenstein Junior. Sì. Mamma mia, come sono simpatico, eh? Comunque, Luke citano in chat, mamma mia, l'avevo visto 20 volte quella da Gli Oxy anche, sì. Fantozzi, Peter Pan della vecchia. Trainspotting. Ah, no, scusa. cosa ci vuoi dire, Angel? Cosa guardavi da piccolo? Anche il Signore degli Anelli, certamente. Sì, no, Trainspotting, ma Trainspotting, voi non lo sapete, ma è il biopic dei registi di Super Mario Bros. Oddio. Questo, fidatevi, spiegherebbe tante cose. No, non mi sento di escluderlo. La famiglia Adams. Ovviamente non ho citato tutte le commedie che vedevo, da Pieraccioni ai Cinepanettoni. Cioè, ora sono andato più sul classicone, sì. Se no avrei dovuto... Mio trauma infantile è E.T. La scena in cui E.T. muore non l'ho mai superata. Lorenzo che ci dice il primo Matrix, assolutamente. Matrix non era il primo Men in Black, no. Sì. Men in Black. Detto ciò, ragazzi, io direi che siamo giunti dopo quasi 2 ore e mezza. È volato questo tempo. Io sono stato benissimo, quindi mi piacerebbe riavervi anche in prossime live, perché potremmo... Già l'altra live sugli horror è andata molto bene, anche questa sull'infanzia vedo che è piaciuta. Potremmo organizzare qualche live a tema similare, vabbè. Comunque, la soldatessa alle grandi manovre, assolutamente sì, la commedia sexy all'italiana scoperta all'elementare, altro grande tassello dell'universo Paolo Innocentesco. Demolition Man e le conchigliette, non avevamo citato questo, Demolition Man, è tornato in mente ora. Grazie. Io non l'ho visto da bambino.
Signori, è tornato Facebook comunque. Sì, anche Facebook, ottimo direi. Quindi direi che la diretta è iniziata quando non andava niente. Ora sta funzionando, quindi direi che è giunto il momento di andarsene. Quindi saluto il carissimo Kratos25, lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te per l'invito, mi sono trovato veramente molto bene e quanti bei ricordi in più sono emersi. Però adesso ho qui la piccola lista e non di tutti i titoli che ho detto, ma ho tanta voglia, poco tempo, di prenderne uno a caso e metterlo su. Ho voglia di guardarmi qualche bel classico. Flintstones mi è tornato in mente il film. Anche. Con John Goodman. E poi tanto potremmo fare la seconda parte di questa live. Teniamo. Però quando cresci, ragazzi, ma vi rendete conto quanto è strana la crescita? Perché da bambino io adoravo i Flintstones perché vedevo i personaggi dei miei cartoni diventare veri e reali. Ora invece se vediamo live action Disney ci incazziamo. Cioè che cosa... strana, eh? Ma quelli fatti male. Io ho rivisto dei pezzi e anche lì era pieno di roba che apprezzi di più da adulto, tipo lo devo rivedere. Film, c'è una battuta del tipo l'autostrada X resterà chiusa per tutto il Cenozoico a causa eruzione vulcanica, una roba del genere. Quindi era veramente le battute del mondo moderno trasportate in un sottotesto. Dovrei rivedere, caspita. Che poi c'era il primo e il sequel, quello Las Vegas. Il prequel viva Las Vegas. Vegas, anche se comunque aveva una trama il primo Flintstones che io non capivo nemmeno da piccolo, perché cioè in generale sì, ma il fatto che il capo dice adesso noi dobbiamo mandare a casa tanti lavoratori, per questo dobbiamo scegliere come consigliere un idiota che non sappia fare bene le cose, in questo modo non ci darà problemi, per capire chi è facciamo il test di chi è il più bravo e intelligente e scegliamo quello più bravo e intelligente, e quando in realtà quello più bravo e intelligente è uno stupido Flintstones perché sono state cambiate le cartelle, il capo si incazza ed è stranito perché è un idiota. Non mi ricordo. Okay. Però, cioè, ma è una cosa... un tipo allucinogeno, questa non è una trama, è un mamma mia. Allucinogeno. Infatti. La trama di Flintstones. Direi di salutare il carissimo Marty McFly, il nostro Angel Longrain. Ma grazie mille a te, a Kratos, ad Andri, a Travatar, a tutti voi che ci avete seguito fin qui, è stato molto divertente e soprattutto tanti, tanti bei ricordi, tante vibes, tanti film da riguardare, tanti rewatch. Dobbiamo anche rifarlo. Adesso robe che mi riguarderò, che non vedo da tempo, e nei prossimi giorni sicuramente mi riguarderò molta roba. Grazie Angel ancora, anche al Balance di Arte, il tuo alter ego, e salutiamo anche il caro ritornante Dendry Cinema 98. Ti ringrazio tanto Paolone per avermi accolto due volte in questa live ed è stato molto piacevole fare questo dibattito, ricordare dei nostri film della nostra infanzia, ed è sempre un piacere avere questi ospiti che mi divertono, mi danno veramente una bella compagnia, motivo in più per cui sono tornato. Ottimo direi, e Travatar 91 il ringraziamento va anche a te. Grazie a voi, è sempre stato un piacere, e ricordatevi che Godzilla vs Kong è meglio di Batman v Superman, e qui lo dico e qui lo confermo, si fotta questo mai qui non fanno pace per una mamma di merda con lo stesso nome. Per 5 anni noi fan dei kaiju abbiamo dovuto sopportare quel cazzo di meme Save Mothra per colpa di Snyder, di quella sua minchiata. Perdonalo, non sa quello che dice. Direi che lo vedete, ormai noi siamo così, cioè non possiamo andare d'accordo su tutto, abbiamo formato questi scontri incontri d'amore, odio, amicizia e sesso, no sesso mi fanno male i piedi. Detto ciò, vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua, saluto la chat, saluto gli abbonati, saluto tutti. In questi giorni, come avete visto, il canale è molto più attivo per quanto riguarda le live, e vi anticipo già che molto presto, forse prima di quel che pensate, arriverà una live su No Time to Die, ma riflettendo anche su tutto il vissuto di Daniel Craig come James Bond, quindi state in allerta. Ciao ragazzi, alla prossima, un grande piacere essere sempre qua con voi. Ciao!